Questo programma è offerto da... È destino di tutti accompagnare qualcuno, è destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno, onoranze funebri boselli. Gentlemen My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes. Lunedì 5 ottobre 2015, un saluto da parte di Arrigan Ganzarri e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il podcast ufficiale di tuttowrestling.com intitolato Wrestling Cafè Saluto i convitati di quest'oggi che sono poi alla fine sempre i soliti. Buongiorno Mattia Di Noi sì. Buongiorno e non so se hai il microfono Beh, se ti prendo. No, fammi fare una prova. Ok, perfetto. Ok, battere. Sento battere, effettivamente. E allora aspetta. E allora, e allora evident evidentemente, c'ha il. Eh, come si chiama? il. Eh, non, la, non la cuffia, ma il microfono ambientale. Vabbè, comunque, sistemiamo con calma. Buongiorno, a Fabio De Nardi. Ti senti ora? Ora ti, sen mh, ti sento uguale a prima, in verità. Comunque, ti buongiorno, a Fabio aspetto. De Nardi. Oh, oh, oh. Sempre, sempre in di. in grande stato, tu, a livello fisico, più che eh? altro. S ecco, benissimo. Buongiorno, a Andrea Negro. Che non sentiamo Buongiorno a tutti No e quando capisco Cosa cazzo hanno le mie cuffie oggi Poi vabbè Io risolviamo. sento da te Sei l'unico che arriva no, Non è il microfono il problema Sono le cuffie Se cioè, tu hai un fischio Hai un fischio in cuffie il dice Cazzo di fischio io. Non riesco a capire che cos'è Ah ok vabbè e eh. Eh. È l'OSB io riesco cioè. a capire Che cazzo ho No, io l'US il mio e l'USB che sta facendo quel cazzo di fuoco. Un polipizze. Sta facendo un polipizze. Eh, il mio forse. quando c'ha voglia va all'interno e quando c'ha voglia all'esterno. Sì, Se ma è... avete delle, li... delle linee. No, non è un problema di linea, mi sa in questo caso. È un problema di, caso. Linea. problema di collegamenti. È un problema di collegamento in <ride> esatto, questo caso. Stai di stai collegamento nel senso di caso. Esatto. Uh, quanto ha fatto Chris Alpha, Fabio? Perché... Ha vinto 2-0. Siamo terzi in classifica. Ecco, avvicina il microfono più che altro perché adesso, adesso arrivi lontano. Più che altro. Eh, porca misera, Adesso mi sento decisamente meglio, decisamente eh, ok. Non eh, eh, l'ho messo dove lo metto di solito, che mi dici? No, eh, il discorso è che ti devi, ti devi dotare di spugnetta. Mi amiamo a ah, questa ne... spugnetta? Eh, sì, spugnetta eh, eh sì. ecco. si, eh, ce l'ha, ecco, mia... adesso la mia il voce è squillante. <sussurra> Cazzo, si tiene il microfono? Esatto. Il discorso è che non è tanto il non dove mette il microfono. Se io non la uso la spugnetta, il microfono va. Ecco, lui invece la, la, deve mettersi la spugnetta perché ci nasa sopra il microfono. Sì, ma che cazzo di naso hai? Si ranno de senti, carico. senti, senti che casino. <ride> io, io non è che ci snaso sopra. io, io Tu respiri. Esatto. E ecco, ho anch'io quel. Respiro, siccome, respiro siccome persona... ho anch'io quel problema. Eh beh, Ave, o meglio, persone, siccome avevo anch'io eh, quel problema... E respiro da persone in carne... Ah, no, diciamo, siccome avevo anch'io quel problema... Ho risolto mettendo la spugnetta... Infatti non Ma si sente più... Ne ho una... Noi, combinazione, noi che guarda... attività fisica, ecco... Eh, eh, combinazione, eh, sì. combinazione eh, guarda... Ne ho una qui che è adatta al tuo microfono... Quindi quella prima volta che ci vedremo te la porterò... Okay. Così almeno ti doterai fino a... Potremmo, lì... Ce l'ho qua, eh, guarda... Se sfrutti la promozione che è la Io non sono abbonato... Valerio, sì, però se, se va. Ma non dovevi farlo l'abbonamento? Non l'ho fatto alla fin fine. Non l'ho fatto alla fin fine l'abbonamento. Eh, C'è c'hai 6,50 una partita. Vabbè, Vabbè normalmente Eric. costa tipo 10,15. tanto. lo stesso vederlo la partita. Sì, se lui va penso, penso di venire tranquillamente. Esatto. Dicevi una pia si chiamano le nostre cuffie, Turtle Beach? Le, no, Turtle Beach. Uh, io, aspetta, eh, che, che, che guardo il modello perché non. Non, eh, non lo ricordo a memoria, c'era scritto Air Force eh. ZLA per la precisione eh. Sono le Air Force ZLA quelle che stiamo usando eh, Io credo che le mie Air Force X12 Secondo me Pigliati, pigliati, pigliati anche, anche tu quella, che, che, abbiamo. Eh, quella che abbiamo Mi sa che l'USB Sta iniziando a abbandonarmi cavo, Collega il cavo e risolviamo il problema allora, eh, abbiamo combinazione. Abbiamo un po' di cose di cui parlare. Quest'oggi, oh vabbè, uso l'integrato. Non, non riesco a capire. Più vabbè, non meglio. importa. Tu comunque arrivi. Alla fin fine, fine, alla fine, mm. fine, fine. dicevo, eh, alla, alla fine. Più che altro, c'è un po' di cose di cui, di cui parlare. Esatto. Purtroppo, non parleremo de, dello show del Medium Square Garden perché stiamo registrando prima. Vabbè, che tanto cosa c'è da dire sullo show del Medium eh, Square Garden? Che cazzo, card interessantissima, eh, però, <ride> una roba, guarda come un pugno, come un pugno là dove non è. È talmente, talmente importante come card. Guarda che negli show televisivi hanno promosso il numero 2 match E non quello di John Cena Che probabilmente sarà, sarà anche il più interessante dal punto di vista tecnico esatto, eh, Hanno promosso Brock Lesnar contro i Big Show Di cui non frega niente a nessuno Sostanzialmente perché nessuno credo che dia speranze a Big Show E hanno promosso, il, Come no? hanno promosso il match per il titolo di, co di coppia Che è quello tra i Daldi Boys e il, il New Day Secondo l me lì il titolo cambia. Eh, non so se, può, se cambia il titolo. Dobbiamo È arrivare, dobbiamo arrivare probabilmente a sto table match Eh, Ninaselle. Quindi potrebbe anche finire tipo per squalifico o qualcosa di simile, o qualcosa di simile. Eh, eh, Però siamo, però di siamo da... per, esatto, siamo a New York, quindi potrebbero anche fare il cambio di titolo. L'hanno promosso un po' troppo effettivamente per, per, poi non fare il cambio di titolo. Comunque lo, lo vedremo stanotte per noi che stiamo registrando di sabato, ovviamente voi che ci state ascoltando di lunedì sapete già cosa è successo. Comunque male che vada, eh, c'è un cambio di titolo alla fine, fine. e comunque c'è un rematch in arrivo a linea sella, quindi non si scappa da quel punto di vista. Parlando di, più che altro di WWE in tour, direi di parlare un attimo della questione Italia perché comunque è, è comunque piuttosto interessante quello che sta succedendo. No, per, Posso aprire al... il tour? Vai, il tour WWE italiano che chiamerei sì? la gente a cui non va mai bene un cazzo. <ride> okay. e, perché? Scusate. Va mai bene, oh, oh Sina merda. Basta con Sina. Sino, sino a culo, Poi, Sina non può venire in Italia per motivi personali. Sì. oh che schifo il pensiero di sempre. Cos'è questo infer infervoro d'anziano anziano che ah, hai quindi... dimenticato? Io ho anziano visto al bar. Guarda, che è così, eh. No, no sono, cioè... sono d'accordissimo con te su quello. <ride> Però era, era l'infermo da anziano al bardo, col bicchiere di vino vedere, e il biscotto che mi lasciava... Diventa così proprio il fan quando si lamenta, Beh, sì. in io, questo modo. Io, io sto solo sperando che ci diano padre e figlia al meet and greet. Cioè Charlotte charlo per il flair, più, sì, più altro. Io voglio flair no, al io, al io, io, spero che al... mi dia, io spero che mi diano Charlotte e Becky Lynch così poi Per il mignolo lavoro. più che altro Per lo la foto stico. con il esatto. mignolo <ride> Che tristezza abbia, Facciamo noi... la foto tutti insieme aspettando i prime time players, ricordatelo. Io ho solo i Io ho solo eh, una richiesta Io ho solo una richiesta o vivere comunque esatto, Tutta, comunque, Fabio stai, comunque Fabio stai saltando ogni tanto hai un secondo di salto non so se oh, ma perché oh, se no. voi avete una connessione di merda <ride> <ride> esatto e esatto. <È> karma <ride> per la cosa di prima giustamente no dicevo io, io se gli organizzatori se gli organizzatori del tour ci stanno ascoltando io ho una, ho una sola richiesta da fare non date da bere a flair, no? tenete lontano Flair dai bar perché potrebbero succedere cose. Non, Beh, io so una, una birra nello zaino e gliela offro. No, sai cosa dovresti offrire La Smirnofais, se ci fosse ancora. Solo che io non la trovo più, eh. quindi. Quindi dovresti offrire la Smirnofais eh ma in, 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 Emilia, in Emilia è difficile trovarla perché siete tutte Raikkonen <ride> dici? <ride> no, <ride> sì. no non, la, non la vodka il, il drink quello, quello leggero quello, eh l... ma pure Sofra quello drink. non si formalizza davanti a niente no questo è anche vero però io credo che Raikkonen avendo possibilità economiche maggiori probabilmente credo che, credo che vada sulle cose direttamente già di un certo livello dal punto di vista dal punto di vista alcolico uh, no più che altro ricapitoliamo la situazione del tour per chi, uh, per chi ci sta ascoltando allora il tour in tutto è l'11 e il 12 novembre, le date sono Roma e Bologna, e questo lo sappiamo. Biglietti ce ne sono ancora, quindi potete tranquillamente andare. Non battete per favore, che vi sento in sì, cuffia. Sì, sto facendo una prova. Ecco, uh, ricapitoliamo la questione roster: nel senso, chi viene in Italia alla fine, al momento, a livello sì. di annuncio? Uh, John Cena: roster e, e, cosa e match già annunciati? Sì, di match annunciati ufficialmente ne abbiamo due, che sono <ride> Seth Rollins contro Kane. Sì. Che sarà anche il match valido per sì. il titolo da vita sì. di Alina Cell. E non armeggiate con i microfoni, per favore. Sta... No, stavo facendo una prova io. Eh, no, più che altro perché se si sente in cuffia mi dà anche abbastanza fastidio. E, e l'altro invece è il match, alt, altro gran match. Big Show contro Cesaro. Ora, eh. not, notoriamente i Face vincono negli House Show. Però è Big Show. Quindi, e soprattutto eh. è Cesaro. Quindi, no, come Big, Big giustamente detto da qualcuno. Vai, Show che tra l'altro è abbastanza sempre insensatamente over. Quindi. Sì, esattamente, per... ma perché, perché è over in Italia più che altro? Perché è grosso Sì, la sì, sì, sì per Ti però Perché fare è grande e grosso. Sì, dimmi. Ti voglio fare una correzione. Dimmi tu hai detto però è Big Show e io ti rispondo però il Face è Cesaro quindi comunque no nel, nel senso siccome è Cesaro che non viene pushato neanche se piangono eh, esatto. è possibile eh, che, 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 che Big League Show che vinci, sia, sia l'unico il che vinca nell'intera camp considera è considerato il fatto che Big Show in Italia per motivi insensati è sempre abbastanza old. esatto vedi il, match, vedi il match con, uno, con gli Usos dove, dove dovete invertire praticamente l'allenamento sì. durante il match per la risposta del pubblico cioè gli, gli Usos che erano i Face diventarono il Durante, esatto. il match, esatto. e, e, durante il match, e Big Show Zero Face. Durante il match, e Talo Uso Su. Esatto, esattamente. Questo, sembra Bologna, tra l'altro. Quindi, cioè, quindi non e, sarei e, stupito e... se la storia si ripetesse. Però va detto che c'è Cesaro Conto, che comunque è una storia abbastanza over col pubblico. Um, periodo, sì. Poi annunciati abbiamo anche i Daddy Boys, il New Day. Uh, il team uh, il team PCB al completo, ovvero cioè quello che resta più che altro del team PCB, ovvero Charles, Becky e Page per i fatti suoi. E chi altro sto dimenticando? Eh, sono le annunciati le... no, le Bellas non credo siano annunciate, sai? Per no, le hanno annunciate, eh. eh. sono anche Rusev, Ziegler e le Bellas. No, eh, nel non, no. Su, non su www.com www no, però mi sembra che hanno annunciato per altre date del tour, tuo. però bisogna vedere se magari non vadano via dopo i taping o vadano a fare magari le, le invertano durante il tour. Eh, boh, ricordo non che abbiamo notizie a nel... riguardo. Comunque... Nel, tu... nel roster che intera dovrebbe venire, sì, da noi esatto, ancora... quello è vero, quello è assolutamente vero però eh, è già successo in passato di avere gente invertita praticamente di di roster durante il tour quindi Uh, noi ci, ci basiamo, basiamoci più che altro su quelli che hanno ufficialmente annunciato: Per Roma e per, uh, e per Milano. Comunque, sì, effettivamente per le altre date hanno anche annunciato Rusel, Ziggler e Team Bella. Anche perché, giustamente, queste tre: le, le tre del team PCB vengono in Italia, giustamente con chi le fai affrontare? Se non, hanno, se non porti nessun altro a livello, di, a livello di Divas. Allora, per Roma, da www.com sono annunciati Rollins, Big Show, Kane, Rick Flair, Seamus Dodd Ziggler, uh, Cesar, Rusel, New Day, Dudley Boys, Page, Charlotte e Becky Lynch. Quindi alla fine le uniche aggiunte sono uh, Ah, Scemus, giustamente Shemus che, andrà contro, uh, che andrà contro Chi? No, eh, Ziggler e eh, Ziggler. No, Ziggler mi sa che va contro Sheamus. No, no, va contro Sheamus. No, no, scusa. No, no, va contro Rusev. Va contro Rusev. Perché c'è anche Rusev. Quindi, figurati. Eh, direi, che, direi che Sheamus potrebbe essere il che vince. Quindi, potrebbe anche vincere Cesaro. Sì, due coglioni. Mi tocca vedere vincere Ziggler su Rusev. Mentre invece eh, Ziggler, eh. Rusev. e No, Ziggler ha annunciato anche per Bologna. Chi è che hanno tolto, allora? Nel. Uh, perché rispetto alla Car di Roma c'è Rusev in meno e chi altro? basta, credo. da fin fine, stavo guardando adesso, stavo confrontando le due, le, i due roster. Alla fin fine, per, per vedere cosa c'è. Uh, perché c'è gente che è annunciata per Roma, ma non per Bologna. Che è Per rispondere strana. al coro USA, 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 che sicuramente la gente <ride> Per, Biccio, la per, per, per Rusev? chi? Per uh, Rusev? Eh? Per Rusev sì. Con Rusev col Mader Russia. <ride> Ovviamente, <ride> naturalmente, non hai Rusev... neanche da dirlo. Oppure, oppure Bulgaria. Ma perché Bulgaria? Bulgaria? Uh, qualcuno qualcuno, qualcuno porterà addirittura la bandiera. La Bulgaria? Ok. Della allora, Bulgaria, la Bulgaria, no? Non è più Russia. Sì, che, che cazzo Bulgaria. è la Bulgaria? <ride> 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 sì, comunque alla fine in la, la, più. In del... Fabio, stai, non è una, region Fabio non è stai una regione della Russia. Fabio, dire. comunque, mettiti a posto la cuffia eh. perché sta, sta saltando. Eh, stai saltando molto. Come. come eh, ma qua. se voi avete ah, le eh. connessioni di merda, <ride> io non te eh, le esatto. No, Sistemi ma salta più inferiori. che altro lui perché sei proprio il cavo che si sta scollegando. Tra l'altro, io ho un sistema. Comunque, comunque tuo, eh, alla fine. Spettate che. Tra entro tra entro da un'altra parte. Tra un'altra e l'altra, alla fine, è la differenza a livello di. di, di pubblicizzati è Rusav. Perché eh, tra Roma e Bologna, l'unica differenza è che non viene pubblicizzato rusev o Bologna, invece, a Roma sì non so se, viene, se verrà spostato nello stesso gioco nell'altro roster, non mi pare, onestamente. Però vado a controllare. Il eh, nostro giorno c'è Sono a Newcastle Vediamo chi è pubblicizzato Per Newcastle Ah poverino Da Roma a Newcastle Roma Reigns Dean Ambrose Wyatt Family Ryback Kevin Owens King Barrett Neville Stardust Lucia Dragons e Team Bad Quindi no Cioè non possiamo vedere Roma Reigns contro Wyatt Meno male Beh lo vedrai, a cell. lo vedrai già in Assel Lo vedrai già Assel Quindi non cioè, ti preoccupare Ma Abbiamo, abbiamo un componente Cosa. di questo gruppo, del nostro gruppo che è triste perché non ha le Roma Razer e <ride> <non. ride> eh. Che, Orton... che non vedeva l'ora la... di applaudire, sai che parlando, e... di, parlando di Orton è un altro sì. che non si fa il tour europeo. Mi sa, ridendo scherzando perché sì. comunque non è pubblicizzato. Stavo guardando le vado a vedere più che altro. Mia... Altre... Vado... vado a vedere Tra più altro. che altro le date di taping perché per Royce SmackDown a Manchester, più che altro. Allora, però, e chi è che mandiamo a fanculo quest'anno? Allora? <ride> eh, ne, ne hai penso. di gente? Eh? Ne hai di gente da cioè, mandare a fanculo? C'è mezzo paio. roster che possiamo insultare, questo quest è vero. Quindi... Come tutti gli outshop Comunque, allora, per esatto, allora, Roma Manchester, <ride> Manchester sono annunciati Seth Rollins, non... Big Show, Kane, Sheamus, Dolph Ziggler, Cesaro. Il Tim Bella, Rusev, New Day. I Dudleys, Charlotte, eh, Paige se non l'ho già detta e Becky Lynch. Mentre non invece. Non mi stanno dietro nessuno di NXT quest'anno. Non è detto, non è detto Perché per, per mi sembra La prima parte del tour annunce, In alcune date ha annunciato Finn Balor Quindi potrebbero anche portarlo. Sì, e credo per il pezzo quando fino a No, quando Orton, in... Orton va a fare la, Va a fare SmackDown Quindi probabilmente è presente fino ai taping o si fa solo i taping E poi va via oh. devo, devo vedere le altre date adesso vado a vedere quindi altre... Sina fino a LNSL c'è Poi dopo LNSL pare che e non, non è. Sapere. No, togli il pare, non è più pubblicizzato Ok non è totalmente quindi, più vinto: quindi Insel perderà sto cazzo di titolo degli Stati Uniti. Non è detto perché se sta via un mesetto e mezzo giù di lì, potrebbero anche non togliervi il titolo. Onestamente. Non lo so, non, non saprei dirtelo. Sulle piedi, comunque, bisogna. Per, per spegnere gli entusiasmi di qualcuno. Brian non è pubblicizzato. No, 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 no è più. stato pubblicizzato brevemente, ma, ma poi è stato tolto subito. Hanno messo Rick Flair. Il che, no, no, più che altro magari hanno pensato per, un po', per qualche istante di, di spedire in Europa Brian a fare tipo il general manager delle date, eh, ma poi alla fin fine hanno optato per Rick Flair. Che è un'idea esatto. che, un che non è che non è, no, poi è fai, ho, insomma, Flair, Fabio, sei sì. anche te dall'ambientale in questo momento. No, no, ho collegato il, no, il Lo arrivo dalla cuffia. Okay, perché al li limite allontanano un pochettino. Però per il resto. Eh, perché adesso l'ho collegato al computer, quindi è probabile. Eh, che vedi, era quello il problema. Comunque eh, allontanano sì, giusto, giusto un parte, pochettino. Però mi stanno dando un po' di problemi da quando ho fatto l'aggiornamento. Eh sì, eh sì, eh, sì Sicuramente tra una settimana arriverà un aggiornamento nuovo della. Io ho fatto ah, l'aggiornamento sì, del sistema sì. e non riesce a vedermi il microfono. Quindi adesso vedo. Aggiornamento del sistema di, del Mac sempre. Eh, si. Sì, ah, sono okay. passato a. Cosa ah, c'è adesso? Mac OS X? Ah, sì. no. no, è una, un nuovo nome. È dopo IOSEMA. Quello dopo IOSEMA è, Iose, è, è il cap al. Capitan. Il Capitan, sì. Che è quello nuovo. Che la. Sì, è il nuovo è aggiornamento. 10.11. 10. 10. 10.11. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Sì. No, no. Ah, che tra l'altro trovo graficamente cioè, leggermente migliore, presta mm. meglio e no, l'importante è, è che, che vada avanti vada avanti, vada avanti bene come sistema. Alla fin fine, in giro ci sono dei sistemi operativi che comunque non sono male in questo periodo. La di, la di tutto. Anche Windows 10 comunque è comunque molto molto stabile come, come sistema. Poi, a livello di prestazione, dipende anche ovviamente da cosa ci fai. Alla fin fine. fine. Uh, comunque, vabbè, questo per quanto riguarda il tour italiano. Uh, noi andremo a Bologna perché, sì. cioè, no, noi, yes. chi, chi, la, chi viene alla fine a Bologna io te noi quattro praticamente io no. quattro sì. poi dovrebbe essere vabbè, è Sauro sì. cioè, ci dovrebbe essere Giovanni con sì. Paolo chi è che mi aveva chiesto per l'albergo credo Giovanni, oh, Giovanni eh, da solo e, io devo organizzarmi Francesco pa non so Francesco si sì. se, se veniva esatto. uh -huh. poi forse Magol ha dovuto rinunciare sì. Come, Infatti, ma... per... Come mai? Perché, tipo, il giorno dopo parte per, uh, per Amsterdam. E quindi non ce la Ah, parlo, caspita. Ma... Vabbè, vabbè, va a Roma, Roma. Va già a Roma. Sì. Eh, però dovrebbe esserci quozo. Benissimo posto. benissimo. Quindi, Quindi non, noi saremo un, lì. Perdiamo un, un pezzi pan ma guadagniamo un quozzo. <ride> non so se ci un convenga. Non sì, so va. se ci convenga, onestamente, questa cosa. Comunque vabbè, vabbè, fare valuteremo, grandi grandi sul posto, valuteremo sul fare, posto, potremmo fare grande quozzo in negro in diretta, ma anche no, ma anche no. Onestamente. Ma perché te non sai neanche, te non, non, non capisci, non capisci la bellezza di questi. Momenti. Meglio. Onestamente, no, no, la meglio. ho una pallida idea di come cazzo venire a Bologna, però, o meglio, come tornare a casa, però, sì, va bene. Ma se sei abita a uno sputo da, da, da Bologna. Ma no, a luna di notte, cosa faccio? torno a casa a piedi. Vai a piedi, ma giustamente. Cioè, <ride> che discorsi. Cioè. Sei allora, sei tornato? Sei tornato? Sei tornato? a tornare da Casal con la dolce compagnia che avevi? E <ride> eh beh, chiamiamo <ride> la dolce compagnia. Sei stato in stazione, cioè, hai trovato anche degli amici quella sera. Mm -hmm. Cosa è successo in stazione? Non me lo ricordo. Eh, eh, no, credo, 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 e se... st credo stessero per picchiarlo, non so. Non so uh, no, ero io che stavo per picchiare qualcuno. Ah, ok, è <ride> in quel caso. Eh. <ride> sì, Beh, certo, <ride> è se, se picchiavi quelle persone era l'ultima cosa che finivi per bere. Ah, ah, l'ultima cosa dice... che faceva, sì, probabilmente. Dicevi, Mattia, scusa? Niente, abbiamo perso Mattia, in, uh, <ride> doveva dirmi qualcosa ed sì. è totalmente sparito, <ride> è è sp No, è, è, sparito. no è, proprio, è proprio sparito dal collegamento, provo, provo eventualmente a, uh, a richiamarlo. Comunque, uh, no, più che altro, vogliamo, parliamo secondo secondo della questione Sina, perché comunque è piuttosto, piuttosto interessante questa situazione di Sina che... Eh, che sarà praticamente lontano dagli show, dagli show televisivi per, uh, e, e non solo, sarà proprio lontano da, dall'intera WWE per, uh, per un po' di tempo. per uh, Si dice addirittura fino a Natale, praticamente. Quindi vedremo che accadrà già. senti di... meglio? No. no, no, onestamente no. No, oh, porca <ride> merda. Onestamente no, arrivi molto più telefonico adesso. Ah, bene. Ah. Cioè, ha l'effetto citofono adesso, Mattia. Eh, bene, allora, faccio una, allora aspetta, faccio un'altra prova ancora. Adesso, adesso ecco, <ride> prova i microfoni in onda. Vabbè. Uh, no, parliamo un attimo di questa questione. Sì, allora, dicevamo: non sarà presente agli show per un po' di tempo. Non dovrebbe essere un problema fisico, da quello che gira come notizia. Pare che l'abbia chiesto, chiesto. No, per... forse ho beccato quello giusto di microfono. Sì, dovremmo esserci, e... dovremmo esserci. <ride> Dicevo, dovremmo. Ehm, per quanto riguarda Sina non dovrebbe essere un problema fisico, non dovrebbe essere una cosa legata alla sua fidanzata. Perché la sua fidanzata è pubblicizzata ovunque in questo, eh, in questo periodo, quindi dovrebbe comunque essere parte degli show. Quindi non è. Non dovrebbe essere tipo matrimonio o cose, o cose di questo tipo. Ehm... Non dovrebbe essere un problema fisico, la WWE ha su richiesta dei siti americani che hanno mandato più che altro domande eh, per sapere come mai, ha risposto problemi personali. Non sappiamo quali siano. Magari lui... c'è, st... magari non lo so. Lui, cioè, mica la nonna, la nonna... La, nonna mica... la nonna mica è vecchia. Non ne ho idea, onestamente. Però no, sì, no io mi ricordo che l'aveva anche citato lui in, in un paio di show. Tipo, come anche in video che erano finiti. Lui aveva un fratello che era malato di tumore. Speriamo che, ah, non... Sì, Speriamo che non sia quello, onestamente. Uh, più che altro, se dovesse essere quello, mi sembra strano chiedere ad, ad agosto praticamente un periodo di, diciamo, di aspettativo, un periodo di sosta dagli show televisivi e poi prenderselo solo a, a fine ottobre. A meno che mi sembra strano. A meno che non entri in, un, in una, cioè, se, se per il fratello non entri in una lì magari non ho, non ho capito niente di quello che hai detto. Ripeti quello che hai detto Dico, a meno che se per il fratello non entri in una terapia di una cosa programmata. Eh, ti richiamo Fabio perché arrivi veramente malissimo. Ti sento veramente male eh, adesso. Eh, ma io è negro con le connessioni di merda. Eh, eh sì. esatto. Non doveva parlare. Mi sa. No, no, no. Adesso gliela menerò per tutta eh, la, eh, la, adesso la, la, adesso la do, e oltre. Ri, riproviamo. Dicevi, Fabio, Senti adesso. Sì, adesso ti si vai. Eh. Diceva a meno che non entri in chemioterapia. quella è una cosa che magari programmata in eh, anticipo, ecco può essere però difficile che la chemioterapia la programmi tre mesi prima più che sì. altro al no Fabio niente niente Fabio ti fermo perché non sento assolutamente niente cioè, salti tantissimo salti veramente tanto No, niente, lo, lo, lo casso perché non, non sento assolutamente bravo, nulla. Bravo. No, non sento assolutamente nulla. Cioè, più che altro saltava, saltava tantissimo. Quindi, eh, questi, eh, questi, queste persone con le connessioni internet inferiori. Esatto. Eh. Anzi, con le connessioni internet superiori. Mm. Perché... Vabbè, comunque, ehm, attendiamo news a riguardo, eh, più che altro anche per capire eventualmente cosa accadrà per il titolo. Io non penso che gli verrà tolto il titolo. Nel senso, dipende dall'assenza. Dipende dall'assenza. Sì, um, problemi personali potrebbe voler dire che una volta al mese un ropo farselo e quindi magari il titolo gli rola Non lascia. è pubblicizzato però. Ecco, mi sentite sì, adesso? Adesso si sì, adesso, sì, adesso sì, sono in 4G, sono, Ah, ok, no. sei passato alla connessione via cellulare, più che altro. Sì, 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 sì Passato sì. a una connessione ancora più superiore alla <ride> nostra rispetto a che quella ne che ne aveva ne anche... prima che faceva no, schifo, de allora, deve, deve esserci qualche qualcosa nella nel... No, nel, Nell'aria nella... nell che certo, i chimici certo. per... no, deve esserci qualcosa nell'up link adesso vado a colpiare ah, ok. nel... nel downlink va benissimo, sto facendo sì. anche delle, delle cose in streaming, ma sì, sì. uh, nell'up nell link, evidentemente c'è una cosa che la quality va, la qualità of service quindi cioè... sì, nel, nel, link, però, nel, upload più che altro, magari sì. c'è una cosa che non va. Comunque, eh, vediamo che, che succede. È sempre Fabio, ovviamente, però deve scusatemi, adesso la riporto giù perché magari prima non si sentiva. Allontana giusto solito il microfono, ok. Perfetto, no, ehm, niente, mh, non abbiamo news più che altro a riguardo per quanto riguarda la questione di John Cena, ne, ne sapremo di più probabilmente la prossima settimana Lui comunque fino file. a Elina Sel apparirà negli show, dopo vedremo, più che altro Elina Sel a questo punto ci si chiede cosa potrà accadere, hanno tre settimane per costruire una faida, vediamo che succede Comunque pare che eh, abbiano contattato una un una controfigura per John Cena. No, smettila, <ride> una persona identica. <ride> no, a lui. no, smettila. Anche no. come dice la canzone. Non cominciare con questa storia, <ride> no. Come no, <ride> la, no troppo Johnson. Non cominciamo. Non cominciamo con questa storia, anche perché è una questione seria, quindi non, non, non lo non, dico io. È la, lo so, è... ma lascia perdere. Ultimamente è anche troppo Lini. Eh, io non vorrei dire, <ride> lasciamo <ride> perdere, uh, no, più che altro, il, come si dice. Uh, questo è quanto per la questione di John Sina. quindi lui da Elina Sel non è più pubblicizzato l'ultima data dovrebbe essere Elina Cell, non dovrebbe poi apparire dal diciamo dal, dal giorno dopo Elina Cell. fino a fine dicembre nel senso che lui è pubblicizzato adesso per uh, l'immediato per i ritorni natale praticamente il, tour, il classico tour natalizio che fa la WB che credo dovrebbe portare anche a Mason Square Garden tra i vari posti però uh, al momento è pubblicizzato per quest'anno adesso controllo un secondo è già ma... pubblicizzato il Tribute Troops eh, quest'anno? Ah no, non mi sembra, non mi sembra, no. Eh, anche perché l'anno la, scorso l'avevano fatto eh, prima, di, prima di uno Smackdown. Quindi no, alla fin fine, credo che lo annunceranno al limite poco poco prima. Al momento sono pubblicizzate. Sto guardando su www.com. Delle date a Toronto, Baltimora, eh, eh, Allentown, Pennsylvania. Uh, e poi per quanto riguarda Natale dal 26 ritornano, quindi non vanno a meso magari la, la data prossima a meso squegrande l'annuncio stanotte nell'ambito del sì e anche perché mi sembrerebbe sano se tornassero dopo due mesi allora sono pubblicizzati loro eh, l'ultima data che hanno al momento beh per dire non hanno però neanche le date dei roi degli SmackDown quindi effettivamente devono ancora mettere un pochettino a posto quella eh, la questione per quanto riguarda il tour eh, i, i, per quanto riguarda le date di quel periodo quantomeno da, le date per esempio Detroit il 26 di dicembre vanno, in, vanno invenite al 10 quindi 10 ottobre quindi eh, stanno un po' mettendo a punto al momento l'ultima Data dell'anno dovrebbe essere il 29 dicembre, cioè l'ultima data dell'anno a livello televisivo è SmackDown in programma il 29 dicembre, che poi andrà che in onda. Bello. Andrà in onda il 31, non è capodanno praticamente. In America, il in, primo gennaio, quindi in, in a Italia. capodanno tutti a guardare SmackDown. Ma tu alle sei due. scemo, certo. ma, tu, ma mi rifiuto categoricamente. A parte che il canale è un il giorno prima, quindi al limite si può beccare tranquillamente il giorno prima. Uh, poi uh, pubblicizzano uh, Raw a Columbus il 18 gennaio, 25 gennaio uh, in un'arena a noi molto cara, Fabio, la Continental Airlines Arena di Miami in Florida per esempio. E poi per quanto sì. riguarda i tour, hanno annunciato il tour in Germania dal, dal 10 al 13 febbraio. La WWE sarà in Germania a Brema, Colonia, Mannheim e Magdeburgo. Questa ah, è una cosa strana. Abbastanza strano effettivamente che vadano in Germania già a febbraio. Leggevo, leggevo sul, sull'Observer di questa settimana che hanno in mente di pare abbiano in mente di andare, adesso vado a prenderla perché non me la ricordo. Fare taping? No, no, no di taping, uh, I taping vanno in Inghilterra come al solito. Uh, però più che altro, e tra altro penso che annunceranno tra poco le date dei taping per quanto riguarda l'Inghilterra. Uh, pare stiano pensando di andare per il tour di aprile, quelli, uh, o comunque quello di maggio, quello post Restalman, insomma. Il, il grande tour, tour il... Il, sì, sì, esatto, tour. il grande tour europeo. Uh, stanno pensando di andare tra i vari posti, adesso vado a prenderlo, ecco qua. Uh, a Oslo e a Stoccolma, che sono due, sì. mercati, due mercati dove non vanno. E due mercati dove credo non abbiano una televisione, però pare stiano lavorando per ottenere eh, per avere un contratto televisivo da quelle parti, che, eh, sì. Oslo e Stoccolma sono eh, la Svezia, la Norvegia, comunque i paesi nordici. Storicamente, della roccaforte per quanto riguarda la UFC. La UFC è molto forte in quei. In quei mercati sono andato a Stoccolma a fare lo show alla Autuarina. A fare lo show tra particolare perché andando in onda in America alle 4 del mattino a Stoccolma era tipo l'1 o mm. le 2 di notte quando è iniziato lo show. O credo, credo addirittura anche più tardi quando è iniziato il, il main, sì, event. Main, main, main Event. Il Main Event era intorno alle 5 del mattina alle, alle 3 e mezza. Infatti, eh, ora Russia, di Stoccolma. Neanche ne. era talmente rincoglionito che grazie. ha perso che, che, che <ride> finì capo dopo 9 <ride> secondi. Esatto. colui esatto. che affronta stanotte. Esatto. Esattamente, no, no non fa fatto Cormier, credo, sai? Ah, no, non era Cormier. No, non era era... Era. Che cazzo era? Dire, vado a cercare perché adesso non McGregor. No, 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 sono due classi completamente diverse. No, è quello che ha battuto Cormia, è quello che Cormier ha battuto per il titolo: esatto? Eh, che non è John Jones, ovviamente, Era ma è uh... Uh, Anthony, 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 Anthony Rambo Johnson Anthony Johnson, sì, Anthony Johnson, Anthony sì, Johnson. Anthony, Johnson. Eh, non mi veniva neanche a me. Uh, altre cose da segnalare: Vabbè, visto che entriamo nella settimana dell'evento, uh, se ci state ascoltando immediatamente la domenica a mezzanotte, tra poche ore, c'è Bound for glory. E mai nome fu più sbagliato per un evento Madonna, se c'è una compagnia ragazzi, se c'è una compagnia adesso vabbè non ci scherziamo sopra non è bello però non, non, non c'è una compagnia che è meno destinata alla gloria della TNA in questo momento allora, con tutto il rispetto sappiate sì. Mi, hanno, mi hanno cancellato le lezioni del mattino, lunedì. Quindi tu guarderai i Io farò la live di <ride> Bound for Glory. Io, guarda, io piuttosto. Non lo so, cioè, non lo so ancora. Se guarderò Bound for Glory in diretta, cioè, indietro. io non farò neanche la live del, 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 della cosa di stanotte. Del, del, del medio non ho fatto del, lo farò del, eh, di Brock Lesnar, Big Show. Io Stanotte, tra l'altro, è notte piena. Per, per noi, piegato che seguiamo anche la UFC. Perché c'è quella e c'è anche la UFC alle 4. Eh, esatto. Avete visto le nove magliette di Lesnar? Eh? Ah sì, l'ho intervista, sì Sono mm, Carina no, notte, notte piena è la parola giusta, Eric <ride> Eh, vabbè Vabbè, quella è notte piena per altri piena motivi notte Esatto, per altri, esatto, là, so. per altri cioè, motivi sper però Spero che sia vuota a fine notte <ride> no, Esatto, esatto. <ride> esattamente guarda, guarda che intende notte, non botte, permettimi Eh, eh vabbè, Fabio. quello è un altro discorso uh, No, comunque uh, C'è Bound for Glory Ne parleremo poi magari negli, negli settimanali nostri Più che altro nel post-show di Di martedì se lo guarderemo pay per view. Non lo so, io, ti ripeto, io non, io non lo so cioè, se ne guardano è, è, Cioè, è il, il declino della compagnia. Cioè, una volta nel main event, di, sì. di il main event di Banfluogo, era Angle Sting. Adesso guarda che main event, c'è, è un triple fret, perché, perché era un match a uno contro uno, poi è cambiato in settimana, praticamente. Nell'ultima puntata eh, di impact è stato aggiunto matarmi, perché sono in, non, Ma, in Carolina. Quindi... In un main <ride> event titolato, <ride> ragazzi. Sì. Nel 2015 che, cioè, cosa che, cosa polizia, che dovessi dire, dovessi, siccome Jeff Hardy è l'arbitro, sì, io sento, pu, sento puzza di turn di, di Jeff Hardy di, di Swervone, e Swervone, faida tra i fratelli. Swervone, eh, Jeff si, si allea con Isifri eh, e fa perdere Matt e, fa, per e una, fanno, fanno l'ennesima faida, faida tra Jeff e Matardi no, <ride> Cosa che non ha mai se funzionato se se in passato. Se, in due se ci pensi, però, è inedita. In TNA, magari. No, 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 è inedita, perché Jeff è Lille. Ok, sì, se vogliamo vedere se vogliamo vederla da quel punto di vista, ok. però Se vogliamo vedere da quel punto di vista è inedita, perché, comunque, Jeff e Lil che solitamente è sempre stato contati, in dei sì, due sì. quando andavano in fida uno contro l'altro. sì vero? Ma non è che, non ma è ma è che mi pari si, cambi molto, si, cioè, quei, quei se due se non legano: di vederla <ride> esatto, sì, 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 tu sei con, con tutto, cazzo tutto il rispetto: un hater, sì. tu sei un hater. Okay. E non ti interessa vedere una fida rivoluzionaria fratricida tra due fratelli. Ma l'abbiamo vista due volte, ha sempre fatto cagare in tante occasioni. Non hanno mai comodo. Contratto neanche a WrestleMania hanno combattuto Lumberjack. Ma non è vero! Cazzo questo dice? sarebbe un inedito del più grande show dell'anno di una compagnia. Ma io mi, eh? io, <ride> <Non> mi ricordo, <ride> io mi ricordo che i due hanno combattuto WrestleMania. Palle! Non è vero! Io mi ricordo che i due. La TNA è la casa delle grandi prime è un po' come Sky Cinema 1. <ride> Cosa c'entra Sky Cinema 1 adesso? La casa delle grandi prime. <ride> ok, ok, va bene. Non so, non so come, non so come no, ti è uscita sports, questa cosa. La casa delle grandi prime, ho sbagliato. Comunque era, cos'era? WrestleMania, eh, la, la, la 25 forse, Come si sono affrontati sì. Sì, Ma palle cioè, non è mai successo. Mettila! Non è la 27 che per un componente del gruppo non è mai esistita, nonostante l'abbia vista dal vivo. Ripeto, ripeto, questo sì. qui è un inedito TNA sì. mai, mai accaduto sì. prima. <ride> Vabbè, ok, possiamo proseguire. Ok, um, eh, più che altro stavo giocando la card di, di Bum for Glory. Per ricapitolarla un, un secondo, eh, eh, ho capito, però non, non avevo sotto mano la, la, la pagina. Più, più che altro, allora il main event di Banfor for Glory l'abbiamo detto. Mette di fronte eh, Matardi, eh, Easy Free e Drew Galloway. In un match valido per il titolo del titolo del mondo della TNA Con Jeff Hardy come Special Enforcer, Arbitro Speciale, quello che è Mi uh, piace la, la rassegnazione con cui l'hai letto, il main event. È quello, Eh quello è, che devo farci <ride> eh, Poi Bobby Roode Anche di gente che dice che potrebbe vincere Galloway Secondo me amici, si... No il discorso è questo Tanto purtroppo sappiamo dove, dove andremo dopo più che altro questo, questo match perché la TNA è, in, è diretta in India, quindi ah, sappiamo eh, sì. purtroppo dove andiamo a parare da quel punto Fatti, di vista. No, no, finalmente, andre, finalmente andremo verso il bene. Lì, Gauntlet per il titolo. Sì, per, temo lo vinca Mavaliscira. Lo vince Mavaliscira. Temo sì. lo vinca Shira Se... per finalmente poi dare il titolo a Shira in India. Tra l'altro, più che altro, la domanda è questa: in India vanno a fine novembre, come riempiamo Destination America da qui a fine novembre? Credo che ho co capito con i Sì, con, con quegli 80 match che hanno registrato per One Night Tolley. Sì, beh, potrei Scusa, non sei contento? Ba vabbè. Eric, Eric <ride> Non, non me ne può fregare fre di questi... meno, c'è cioè quello discorso. Ascoltami, ascoltami, ascoltami Dimmi. qua. Sì. Potresti finalmente vedere il reverse elimination match? No, quello no. No, non sono. Te, non mi, potrei vedere il match tra cos'era Greddo e Rockstar Spad, dove, dove praticamente hanno cominciato a fare tutte le mosse di lottatori da B, compresa la Tombstone A un certo punto. Potrei vedere quello. però, a parte quello, non è che non è che mi interessi poi molto il resto, onestamente, ah, peccato, è che è... poi tutta roba slegata, cioè non, non c'è una storyline. Ma... Cioè... Vai, scusate, ma voi non lo volete vedere, cosa? tutto ciò ma no <ride> francamente <ride> Vabbè, no miscre... <ride> francamente sei no. proprio un miscredente del cazzo francamente no comunque ricapitoliamo torniamo alla card allora Bobby Roode contro Ashley per il King of the Mountain Championship uh, Kurt Angle contro Eric Young può anche essere carino da, da vedere onestamente il Bound for Gold uh, for Gold Gauntlet Match per il, una title shot al titolo TNA con i seguenti personaggi Abyss Aiden O'Shea Chris Melendez, Eli Drake, Jesse Goddard, Mabali Shira, Mr. Anderson, Robby E. e Tyrus. Figa. Diciamo che lo star, lo star quanti power quanti... direi che non è, non è che abbondi tantissimo in questo match. Come no? Dice Chris Melendez. Ah beh. No, Melendez con C'è Jesse Goddard. C'è un lottatore decente lì in mezzo tra i, i lottatori? Tyrus <ride> oh, no, Robby E. no, Mr. Anderson a volte è decente. Mabali Shira una pippa. Jesse Goddard... È onesto ma è abbastanza acerbotto Light Drake e Aiden sono, sono, sono buoni Sono, sono ottimi lottatori Chris Melendez no Abyss era più che altro buono Non so se adesso può ancora fare dei grand match è anche, è, anche, è anche più grosso di me ormai Sì, lui. infatti, sì Poi abbiamo Gail Kim contro Awesome Kong Per il titolo delle knockout Main event di Bound for Glory del 2000 e... 2007 Ecco appunto Uh, i Walls David Richards e Eddie Edwards contro Brian Myers e Trevor Lee per i titoli del mondo di coppia TNA visto che uh, erano praticamente la, il terzo match della faida praticamente tra questi due Brian Myers e Trevor Lee erano parte della GFW la GFW ha perso però hanno diritto comunque a un rematch visto che erano campioni e hanno perso il titolo contro i Walls, da, uh, da cui li avevano strappati inizialmente e poi c'è un Ultimate X uh, per i titoli X Division con Tigre match 1 sì. Ma è figo, è un match che non fanno mai. Che non fanno mai, cioè, Quante volte l'hanno fatto quest'anno? Almeno 822. Vabbè, no, cazzo, vabbè. Una cosa hanno inventato, fatagli eh, almeno, almeno ne pepe che... dell più dell'anno. Veramente neanche le Più che altro il discorso. Che ha avuto il revival quest'anno, no? Ehm. Ma sai cosa? Il problema è più che altro dell'Ex Division è che comunque non c'ha una cazzo di storyline. Quindi questi hanno, alla fin fine. Tant'è che, eh, tant'è che, adesso vado a prendere un attimo la car finale, eh, non hanno annunciato i. Uh, non hanno annunciato i, i match al non hanno annunciato più che altro i partecipanti del match al, uh, al, uh, dell'Ultimate Allora, ah no, sono, eccoli qua sono Tigre1, Zima Ion, TJ Perkins e Andrew Everett mm? senza praticamente una faida alla fin fine tra questi quattro, poi magari sarà anche un gran match alla fin fine, però non c'è una faida dietro eh, diciamo che sono anche parecchi anni cioè, almeno, io non guardo la TNA da almeno un, un anno e passa se non due mm -hmm. È... è dai tempi di... Da quanto è campione Tigre 1? Di... Adesso mi viene il dubbio Da quanto tempo è campione Tigre 1? Mi sa che è campione da un po' di tempo Sai che eh? è, un, è dai netto, tempi me, che fatto. Di, ti dico, È dai tempi che praticamente Hanno fatto diventare il titolo X Division una pseudo Money in the Bank Che non c'è una, una faida per il titolo X Division Lui è campione da eh, Tipo giugno mi sembra Aspetta eh allora, l'attore campione l'ha vinto, vinto il 24 giugno. Sì, perché sì. Rockstar Spada aveva incassato la, era campione, aveva incassato l'opzione C sempre. Sì. E al, è nato in onda il primo luglio praticamente il match. Uh, Tigre 1, Loki e credo. E poi hanno fatto il. hanno fatto praticamente il. Uh, ha vinto praticamente il, il titolo alla fin fine, e poi hanno fatto il. Da lì è campione sì, praticamente. Eh, almeno, a meno che qualcuno non, non mi smentisca, E da quando è venuta fuori la cosa dell'opzione C. Che più o meno non ci sono più faide, Che sono sempre match più a meno, cazzo. Più o meno, più o meno, fin, fin fine. sono sempre match a cazzo fin quando non Quasi, non si quasi sempre, <ride> quasi sempre, via, quasi sempre. <ride> non si svegliano e dicono, ehi c'è l'opzione C, e fa, usiamola, e vanno avanti. Fanno, quasi, fanno quasi sempre. C'è stata qualche rivalità in mezzo alla fin fine, però. Uh, non è che ci sia effettivamente moltissimo purtroppo su cui lavorare a livello di, di divisione anche perché va detto purtroppo la situazione della compagnia è tale che quelli hanno alla fin fine a livello di uova. Sì. quindi non è che poi neanche con tutti che sono sotto contratto gettone tutti o quasi quantomeno uh, non è che puoi anche pianificare più di tanto quelli che sono a contratto effettivo sono to, vari Mr. Henderson, Abyss uh, i main event che abbiamo adesso a parte forse Durgall Bram F Bram uh, sì eh uh, sì Thank <laughs> you. Che non è presente, guarda caso, questa oh, legge, gli, gli, gli paga direttamente la cauzione. No, no, no è, è fuori è fuori. Tuttavia, da, sì, sì, da come, come ci ricorda spesso l'account Twitter della TNA, io ci ricordavo <ride> spesso era, TN lui era sotto contratto era per due anni era TNA Breaking News, credo che fosse l'account. Sì. <ride> e a che cercare. ogni 3x2 ricordava che lui era sotto contratto sì. per almeno 2 anni. Sì. No, no, non era quello, è che aveva. ogni 2x3 annunciavano praticamente eh, la, la rifirma del contratto. Di sozzoni assortiti adesso, adesso ogni ora stanno annunciando le... I rinnovi contrattuali dei Wolves Per motivi inspiegabili Dopo <ride> un po' di tempo dopo, dopo Prime sono passati ad annunciare Quelli dei Wolves Qui, Quindi tra un mese li vedremo in Ring <ride> può essere Beh c'è tornato Kenny King Effettivamente c'è speranza per esatto. chiunque alla fin fine Comunque vabbè Uh, altre come si chiama altre cose altre cose più che altro di no è, be uh, è bello Eric che, che mm -hmm. magari li vedremo in ringo Bono, li rivedremo in ringovoro. e il caracalla della TNA continuerà ad annunciare che, che loro hanno rinnovato che hanno il contratto con la... in sì. esclusiva sì sì uh, più che altro più che altro questo è per quanto riguarda Bum Glory ripeto io non so se lo guarderò in diretta più che altro perché a quell'ora eh, o dormo o se proprio sono sveglio più che altro ho, ho molte alternative più che altro in, tra, alternative di nome Simpson Griffin ehm, forse Bob's Burgers che ho cominciato a vedere da un po' di tempo questa parte e la Split Tonight però la Split Tonight va dopo il pay per view eventualmente e il football c'è anche se lo guardo già meno il football in questo periodo mm, aspetto più che altro comincerò a vederlo magari da novembre dicembre alla fin fine quando Tom Brady inizierà a fare le sue mosse <ride> Perché ricordati Tom Brady può fare il cazzo che vuole <ride> Ok, sì E Eric, tu sei sì? Tom Brady <ride> no. Vorrei avere i soldi più che altro che a Tom Brady Questo è poco ma sicuro eh, ma, ma tu comunque sei, puoi essere Tom Brady se vorrei, vorrei essere, mi piacerebbe, molto essere Tom Brady. No? Se... mi piacerebbe molto essere Tom Brady Visto che Erika ha, ha, ha una grande somiglianza con un altro personaggio che è Tom Brady, <ride> assomiglio più a Belice onestamente. No, Io, io vorrei vabbè. essere. Io non intendevo che tu assomigli a Tom Brady, tu assomiglia a un personaggio sì, che sostiene. Che Tom Brady. Tom Brady. Sì, lo so che è Eric Cartman, però vabbè. Uh... io vorrei essere Tom Brady da mezzanotte alle 8 <ride> per la moglie sì. eh, eh. che assomiglia a un uomo secondo Eric Cartman esatto. sempre, stando, <ride> eh? sempre, stando, sempre stando Eric Cartman assomiglia a un uomo eh fa niente <ride> però la parte che, che, che conta non assomiglia Se ricordiamoci che Caitlyn Jenner è un eroe positivo <ride> esatto. sì, esatto queste, non queste non sono, cose, sono tutte cose che coglie chi, tutte, tutte cose che, che, che coglie chi sta guardando la stagione nuova di software, esatto, esatto. che, che tra l'altro è disponibile su Sky On Demand con mia grossa gioia Ah sì? Non, sì. Me, non sapevo questa cosa Nella sezione robe da scaricare Bene, bene, non sapevo di questa cosa, molto utile no, questa, beh, questa, cosa. Quella, questa stagione, eh? quelle Sì, precedenti. sì, sì, sì quelle, quelle, quelle precedenti credo che per l'Italia non... Non siano di nessuno perché hanno i diritti tipo. credo che i diritti mondiali ce li abbia tipo Hulu. però Hulu è disponibile solo negli Stati Uniti, quindi non si può fare nulla, sfortunatamente. Quindi, quindi lo streaming Stati... mondiale, sì, che non è disponibile in Italia, peraltro. Ma lasciamo stare. Ehm, poi, vabbè, no, passiamo alle cose veramente interessanti della settimana. Takeover in programma mercoledì notte. Qualcuno ha visto NXT eh, questa settimana? Sì, bellissimo. Bella puntata, finale. gran bella puntata e il sì. video finale davvero bellissimo. Video finale. Bello bello, siamo... bello, 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 Se non è il migliore dell'anno poco ci manca. Eh, siamo lì, eh, onestamente. Siamo onestamente lì. E veramente. E poi, oltre a quello Chi ha viaggiato su Twitter in settimana, può, può confermarlo. Bella l'appendice la, con i due temi delle... Di, delle due ragazze sì. i due temi praticamente di quando erano giovani volevano fare il, il, le, le lottatrici uh -huh. e, ed essere arrivata a questo punto significa veramente è, è un, una cosa in più che dà questa file! una sì. file da costruita bene nel rispetto ovviamente però è una, sì. una cosa costruita molto bene anche perché diciamo l'odio di keifeb è stato abbastanza buttato alle ortiche Durante anzi, dopo il match più che altro, di, di Brooklyn, quando si sono poi abbracciati sul Ring. Quindi, Beh, è, sì, è anche, anche, anche giusto, è anche questo giusto, sarà, questo, probabilmente sarà. Dopo che la, le due, le prime due già sono andate, probabilmente sarà il canto del Cigno anche per Sasha Banks e XT. Sì, 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 naturalmente. Quindi, quindi. Non, non, è, ovvio, è ovvio e naturale che non lascia da, 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 da come, lo, come lo stesso personaggio che ha. Nel main roster, ovviamente. Mm -hmm. um, più che altro. E, e grazie a Dio, direi: visto, visto com'è nel main roster. Sì, sì effetto no, Ha sottomesso uh... la tua dea. Eh. Lì è stato un match regolare. Eh, è certo. Stato... Va bene. Amo eh, sì, certo. viola in campo. Eh, Amo certo, sì. in campo. Sì. No, um, tra l'altro, interessante notare come, eh, come takeover. Respect. Sia sì, segnalato sulla schedule praticamente del WWE Network per due ore e mezza. Quindi sì. durerà due ore e mezza praticamente. Come, come il precedente, no? Esatto. Era due ore quello precedente, ma poi fu, fu poi sì. prolungato. Praticamente a, a questo poi giro se ne sono già presi. Si sono già presi due ore e mezza. Il che potrebbe anche voler dire che il match non durerà mezz'ora, ma potrebbe anche durare di più. Io non escluderei che queste che due zero arrivino, a zero, eh, finisca 0-0 e poi vadano avanti. Anche perché si stanno riferendo troppo a, que a, a quell'Iron Man match lì. Beh, anche ad altri aveva detto questo. Sì, 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 però a quello a cui si stanno, magari, basando di più. Che è Bretard, è sì. Michaels, praticamente Bret il Arthur, primo. Il Michaels finì. mi sembra. Beh, speriamo che, non si speriamo che non si riferiscano del tutto. Quel match fu una merda. Quel match per mezz'ora. Quindi sì, poi beh, divenne beh, bello. Esattamente, fortunatamente. <ride> Credo che si riferiscano più alla seconda mezz'ora. Eh, speriamo. Allora, lo spero, lo spero ovviamente. Ma detto anche una cosa: il match precedente durò tipo 22-23 minuti. Quindi sì. non sarebbe poi così inusuale fare un bel match di buona durata, più che altro. Uh, e, uh, e, e arrivare poi tranquillamente al, al pareggio, o comunque a uno schienamento solo sì, sì, comunque, verso comunque la fine non, della mezz'ora. No, non vedo comunque al più di un 2 a 1 in questo match beh però. ma mh, sarebbe già troppo probabilmente secondo me perché eh, 2 a 1 dovresti fare tipo eh, uno schienamento ogni 10 minuti praticamente ed è da queste tre, onestamente ma, 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 da queste due, le, anzi che lo scuso ne fai uno al, al ventesimo poi l'uno lo fai eh, se fine, due schienamenti uno uno poi in 10 minuti mm, non lo farei onestamente cioè, avrebbe senso perché comunque poi sei stanco, però... Esatto, no. Però, però onest... diciottesimo... onestamente, io andrei, io andrei con uno schienamento. No, diciamo, uno lo fai al diciottesimo, diciannovesimo minuto. Uno lo fai proprio alla fine, al penultimo minuto. O al mm. ventottesimo tipo... Mm -hmm. Al massimo secondo puoi fare, puoi fare l'1-1. 1-1 uno a uno. Uno a uno e poi vai avanti. Eh, appunto, sì, esatto. per quello... 1-1 e poi e vai avanti. Cioè, quello che stavo dicendo io. Però anche al lì... Ventottesimo è, è e poi, poi arrivi, arrivi al trentesimo e ordini sudden death. Però vai avanti ancora una decina di minuti almeno. Sì, sì, sì. E questo si può fare benissimo, effettivamente. Però, cioè, puoi fare entrambe le cose. Io credo che comunque il match non finirà la mezz'ora. Cioè, si andrà probabilmente avanti, dovessi dire. Anche no. perché, comunque, male che vada la, il tempo, cioè, la mezz'oretta se la piglia il eh, titolo del mondo. Il cioè, titolo... titolo di NXT. Ma se sì. non è difeso. No, al titolo del Nexy non c'è. Non, 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 non è difeso. Non sì. è difeso questo titolo. C'è la voglio... finale del torneo. C'è cioè la finale del torneo, c'è la premiazione, quindi... Eh, eh. Torneo che chi vincerà? Chi vince? Secondo me vince Gable e l'altro. Non eh. ah, può essere. Allora, le semifinali sono Balor e contro... Balor e contro... Te lo dico subito, aspetta un attimo che vado a prendere. Sì. Aspetta, eh, che vado a prendere il. come si chiama il. vado a prendere, diciamo, il. allora, se vuoi, allora, se vuoi, se vuoi lanciare proprio bene questi due tech team, li fai andare, fai andare in finale i due tech team. Proprio. Tech team. Sì. Il problema è che secondo me uno dei due secondo oh. finale me Balor e Joe in finale vanno? Sì, allora, la prima semifinale sono, credo, Rhino e Corbin contro, Corbin contro e Corbin Jason, Jason Jordan, Jordan. e Jet Gable. Dall'altra parte invece abbiamo uh, Dawson e Wilder contro uh, Finn Balor e Samojo, giusto? Sì. Eh, e così, allora vedo, non fai due heel contro due heel. No, fai Balor e Joe contro Jordan eh, e Gable infatti. in finale. Esatto. E vincono gli heel. E questo è diciamo, l'episodio scatenante per poi, per poi portare alla faida tra Balor e Samogio. esatto. Perché comunque poi in qualche modo deve arrivare a dicembre alla fin fine. Sì. Dicembre sì, dove ricordiamo il prossimo takeover sarà in diretta alla Londra, quindi diciamo che giocherà in casa, tra virgolette, Balor, ma, ma fino a un certo punto. Quindi vedremo ah, cosa accadrà. Perché cosa è cadrà. abbastanza popolare. Sì, esatto. Balor giocherà in casa, ma fino a un certo punto. Sì. Ok, potete cacciarlo via, per favore, grazie. Io me ne vado io me ne <ride> Sono d'accordo so, con te, sono pienamente d'accordo. Sono una pressione, ma fisica. No, sì, anch'io, no, 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 Maria, io esco, io esco, cioè, <ride> Basta. Ti sei paragonato a, come si chiama, alla, sì, alla sì, cipollaria, io onestamente, sì, 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 io, onestamente mi vergognerei, al posto, farlo, cioè io, onestamente farlo, mi vergognerei al posto tuo. In questo caso dovevo farlo. Io onestamente mi vergognerei al posto tuo. Perché essere... lo teniamo in onda questo essere? È un'ottima domanda a cui non so darti risposta. Eh, vi rallegro il caffè, su, anche Ma chi... voi. Allora. <ride> tu, sai, tu sai che quando ci vedremo finirai malissimo. <ride> sì, lo so, purtroppo ecco, manca appunto. un mesetto. Eh, no, no, anche prima eventualmente. Non non... Da prima no. Guarda che io da Piacenza di sto un'oretta, quindi non, non ti preoccupare. Eh, ma io sono qua, quindi non sono a Piacenza. Eh, ma la tiro fino a Rimini, non ti preoccupare. Comunque, che scusate, che programma è Pistorius ha ucciso nostra figlia? Che in onda in questo momento su, su Crime <ride> Investigation. Ma che cazzo ne so, ma almeno comunque sì. potresti registrarlo e poi dirci così, tra allora, c'è una programmazione stasera su quel canale che è meravigliosa, cioè Pistore se ci sono tre figlie. Poi alle 7 c'è Giorni di ordinaria follia, alle 8:05 Chi ha ucciso Michael Jackson, alle 9:05 OJ Simpson il caso del secolo, eh, poi con replica alle 22:40 o seconda parte, non lo so. O.J. Simpson. Simpson. in Simpson, inediti OJ Simpson colpevole, in... cioè tutta la serata è dedicata a OJ Simpson, praticamente. Ah, bene, bene direi. Sì. Cioè, Col o J. Simpson colpevole o innocente? Sì, <ride> veramente? Sì, non sto scherzando. C'è cioè, un uomo che stava scappando con le mani ancora sporche di sangue. E, e qualcos'altro, più che e altro. E anche qualcos'altro colpevole e innocente. No, la, 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 la sinossi dice, a vent'anni dal verdetto sul caso di OJ Simpson, ripercorriamo i momenti salienti del processo contro l'ex giocatore di football e attore, diventato famoso in tutto il mondo, sia per i suoi successi che per il suo crimine. Quindi diciamo, vedremo come sarà affrontato. Ma... Sì, è, è un titolo più che altro. È colpevole, un gomblotto cioè... contro, contro J. Simpson. Certo, colpevole, eh, colpevole, certo, colpevole, certo, doveva sì. essere più che altro J. Simpson colpevole o colpevole? Punto. <ride> esatto. no, colpevole esatto. o è, come, è come le domande di Colbert, no? George sì. W. Bush, grande presidente o il più grande presidente? <ride> Le domande che faceva la report certo, hai... a proposito di programmazione I di diputati. merda Spotify, sì. con, la sua, con la sua pubblicità del cazzo, continua a ricordarmi che hai solo da pagare, vedi moglie. che risolviamo il problema. Perché io ho il sentito il contadino gli sport... cerca moglie, ragazzi. ah c'è cioè, con Il contadino cerca moglie su, su Spotify. Ti voglio, ti voglio ricordare che una persona qua dentro voleva anche commentarlo. Il contadino cerca moglie. <ride> io, io sono sito dei corso definitivo. dipende, dipende <ride> più che. Allora, ce n'è cioè, uno che dobbiamo commentare assolutamente quando andrà in onda, che è il boss dei prediciottesimi. Quello dobbiamo assolutamente quello, commentare. Quello, quello sì. col, col il pupazzo, contadino cerca moglie dipende. Il contadino cerca moglie, dopo la prima puntata. C'è un pupazzo che dice non averlo fatto, ma secondo me è il primo pupazzo. <ride> Verrà fuori materiale pupazzo. sconvolgente del pupazzo. Esattamente. No, dicevo, eh, il contadino cerca moglie vedremo dopo la prima puntata, perché... Eh, dipende come lo show alla fin fine. Eh, a parte che allora, il contadino cerca moglie, siccome va in televisione, i contadini non bestemmiano e quindi è tutto finto. <ride> Già solo per quello. Devo, okay. devo dare ragione a Negro poi, sì, eh, non parla niente in Da quel punto di vista, non mi sento di dissentire. Esatto, questo eh. è vero. Quello è assolutamente eh. vero. Se fossero stati contadini veneti, sarebbe stato proprio o, o, o toscani. Dipende dal punto di vista, potevamo tranquillamente tra arrivare tutte e due. tra tutte e due. Esatto. Vabbè, comunque avevamo la... fatto devo trovare l'anteprima che avevamo fatto ad aprile praticamente di questa di questa serie perché poi an, la puntata di questa sera di, di questa serie scusa, di martedì è praticamente già con mm. le, le 30 finaliste praticamente che si sono candidate per conoscerti sti contenuti cioè in Diamo conto che stiamo 30. parlando di sta roba e non di, di quello che di cui dovremmo parlare <ride> sì, di, sì, lo so però stiamo vedendo stiamo... le cose da dire passiamo Vabbè, al a parlare di folklore, se vuoi no se vuoi <ride> uh, <ride> Dai, un'immagine bellissima che ho appena visto. Dove, scusa, di grazia? Eh, su Carpitorino. Poi potete ripassare. Ah, è già che è spiatellato davanti alla telecamera. Ah, sì. <ride> In fermo, immagine. Ah, bellissima, sta cosa. Tanto la ripescheranno sui vari siti. Io allora voglio, 0-0 uh, stanno Sì, adesso ho girato su, sì. sulla partita uh, no torniamo a TakeOver uh, hanno annunciato al momento questi, le due semifinali del torneo il match per il titolo match per il titolo praticamente femminile che sarà il main event e cos'altro hanno annunciato uh, ah il debutto di Aska sul ring contro uh, sì. contro Della Brooke e vorrei parlare del meraviglioso segmento che abbiamo visto a NXT praticamente con si sì. con cioè praticamente uno... una, una, una... Che salina da mesi, che è? Doveva essere spaventata una che prende a cazzotti. Mm, Beh, l'hai vista, un, onestamente. I <ride> calcioni che tira, sta qui. Sì, è vero, però, in teoria. No, eh, spi allora spieghiamo, spieghiamo che ha... più che altro chi non avesse, dovesse aver visto NXT. Praticamente è stato un segmento nel backstage nell'ufficio di William Riga, che ha chiamato praticamente le telecamere, e Dena Brooke e uh, Emma che si sono bullate praticamente per quello che è successo settimana scorsa. William Regal le ha le ha chiamato le telecamere, ha chiamato praticamente le due per mostrare un video sul suo computer degli allineamenti di Aska. Ha mostrato praticamente noi non, non, noi non vedevamo il filmato, però praticamente Uh, sentivamo le urla provenire da questo filmato. non urla belluine. belluine Il che faceva supporre, praticamente, che fosse un filmato di Asca che prendesse a calci praticamente tutto quello che incontrava sulla sua strada. Ed è stato molto bello vedere lo sguardo di Denabrook. Che cambiava, nel, col, più aumentava le urla praticamente da quel filmato, più diventava terrorizzato e spaventato. Che attrice, no? Il, il tutto poi è finito con Emma che le ha messo la mano sulla spalla e le ha detto. Eh sì, buona fortuna. Si <ride> è allontanata per non riapparire più nell'intero segmento. Poi hanno fatto tag sul ring poco dopo. Però <ride> lo sguardo. No, cioè, dovevi di dovevi Dena... No, devo, devo dire, devo dare atto a Dena Brooke che comunque è stata. Buona dal punto di vista della, della recitazione, è perché il classico allora. sguardo di, è troppo, di, di, di chi si è reso conto di aver fatto una minchiata di, 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 da Dove cui non, da cui non uscirà facilmente facendolo rompere il sacco: più che altro, io è un mese che non guardo NXT, quindi devo chiedere a voi: sì. però, se tu vuoi dare comunque vuoi, punti su una come, come Dana Brooke sì. per chi sì. farla jobbare in continuazione? Beh, non sta giocando in continuazione. Beh, però, quando va negli incontri importanti non no, no li vince perché la fai da con Carlo, te l'ha persa. Sì, questa probabilmente ne prenderà una caterva. E me sì, che, che beh, basta. Perché, beh, più che altro perché in questo momento hanno bisogno anche di avversarie. Per, per Bailey, più che altro, visto che comunque stanno Stanno mandando praticamente al macello eh, cioè, la poi, divisione. Tipo Ivan, vero? Marie, se Dio vuole, hanno arrestato momentaneamente il suo upstrato. Ivan, pare abbia mandato Carmelo in ospedale. Io ho Carmelo Beh, quella è una buona notizia, onestamente. Sì, sì vabbè, ho capito, <ride> però. Spieghiamo cosa è successo. Uh, durante uno show, pare che praticamente Carmella sia. Uh, anzi, togliamo il pare. Carmella è rimasta a terra praticamente dopo, dopo un colpo subito da Iva Marie. E pare sia stata praticamente messa momentaneamente KO da questo, da questo colpo. Capita cose che capitano durante, durante i match. Il fatto che sia capitato in un match contro Iva Marie fa abbastanza ridere più che altro perché comunque, uh -huh. già Iva Marie ha problemi. Se <ride> poi le capita anche questo, è Va finita. I I mi lascia, mi lascia particolarmente perplesso. Scusa, ti interrompo e ti lascio parlare uh, <ride> il fatto che. Sappiamo che Ivamaria ha problemi, no? A livello di lottato, per usare un femminismo Perché mandarla contro Carmella, che è un'altra che non sa lottare all'interno di Kinder? All non è che due scarse messe assieme migliorano. Una scarsa migliora se le metti contro una forte, di modo, una che comunque sa quel che fa. Quindi io, io una risposta per te ce l'ho. Sì, la risposta è molto, molto semplice. Sì. Sentiamo. Se entrambe fanno cagare e sì. tu ne metti una contro la. Non è negativo per negativo che diventa positivo. No, in questo caso è di negativo no, per negativo okay, diventa ancora okay, positivo. Sì, però, ne... però è più facile che una non faccia ri... risaltare la merda degli... dell'altra. Ho capito, ma se questa deve migliorare. Se tu, se ne metti, se tu migliorare, ne metti una brava contro una merda, poi sì, risalta se storicamente... fai doppia merda Allora, forse. scusa, se uno, se uno. Facciamo un altro esempio. Se uno a scuola ha problemi di matematica, no? Mm. Per dire. Difficilmente andrà a imparare da uno che è ancora più capra di lui, no? Di Perché solito lo mandi a imparare da uno bravo. Perché in questo caso, Iva Marie viene messa sul ring contro Carmella, che è un'altra un disgraziata sul ring? E sei tu, sei tu che non capisci un cazzo di wrestling, eh, Carmella certo. è bravissima. Ma chi? Ma, ma non dove? Capisci nulla. Ma dove? Ma dove? Torna a guardare sì? match. Sì? fatti da gente brava tipo? che non hanno niente da, da, da dire tipo? e poi ci <ride> stanno a bocca quando parli di queste persone che esatto. stanno tentando per È migliorare veramente, sì. mica, come, mica come quelli là che stanno parlando di quelli là che fanno 28 tombstone pile driver, eh, eh, e dentro sì. un super kick. Eh, esatto. Se tu, cioè, cioè, cioè tu ormai, tu ormai sei così abituato a guardare match con super kick a raffica. Sì. Che non ti godi neanche più il sano vecchio wrestling. Certo. Di... Fatto da, da scarponi Ma veramente sei tu che se un match non <ride> comincia Con un'uva carana super kick non, non, non sei contento <ride> così, Ale, Sei tu che stai proiettando <ride> tu, sei tu che stai proiettando eh, certo. i, i, I tuoi disturbi mentali Su di me ma Io Anche Gente come Bray Wyatt e Roman Reigns Certo, eh, certo. Sì. Per i loro match lenti Certo e, eppure quando vedrete il Messi, l'Elina Serta, Roma Race, Bray Wyatt. Sì. Io sono già bagnato. Siamo vedete. siamo ah, siamo Che poi ma state, ascol sono... state ascoltando il repackaging delle gimmick del programma praticamente adesso. io mi sono sempre chiesto tra l'altro ma in i... sì. Japan sì. i lottatori con gli occhi chiusi, gli chiusi come ne cazzo fai i fini basta che triste ma, ma possiamo <ride> che schifo <ride> ma possiamo queste sì. di Salvini qua. esatto sì. ragazzi, <ride> ragazzi sì. No, è un problema grosso eh guardando cioè, eh, certo. io oggi ho guardato Rage TV Guarda ho guardato Adam Cole contro Shinsuke Nakamura. Sì, quello che è tirato nel Suddest America. Io aspetto, c'è sì. sì. un match, un match ai livelli di eh, di di, 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 di De la contro smet... Ivan Mario, Ma palla finita, smetti No, va. Ma... <ride> belpo, voce atto di mosse di sottomissione ed ero lì che dicevo, ma dov'è la forza brutta? Dove sono gli omoni che con la scopa in culo che si muovono lentissimi? Ma Smith, basta. basta! Ma basta! Stroma è il prossimo campione boh. del mondo Sì Ti vedi vent'anni di Stroma Esatto, campione. sì di anche San Martino perché... <ride> Vabbè, E ma non solo in Davide, ma in tutte le federazioni, compresa la Ringo Esatto, esattamente. Pianifica tutte le cinture de del wrestling mondiale. <ride> sì. Ok, sì. possiamo proseguire per favore. Grazie, uh, dicevo. Uh, ecco, mi sono. Diciamo, mi sono. Come posso dire, mi sono. Ah, visto che stava parlando. di. Abbiamo accennato l'argomento Ring of Honor in New Japan. Parliamo della notizia. Sì. Ah, del commento in inglese per quanto esatto. riguarda il prossimo Japan Pay Per Sì, Si, New Japan World direttamente. Esatto. Non no, so non se. hanno il sito in inglese, però hanno il commento. Vabbè, <ride> giusto. La, la, la pagina per, per fare l'abbonamento è in inglese. Poi ah! il, rest, il resto verrà. <ride> Vabbè. Allora sì, stai, parla stai parlando con quello che non voleva schiacciare il bottone traduci. Esatto, esattamente. Già, Comunque sì. no, il, il prossimo appuntamento con la New Japan in pay per view, che è King of Opresso, che tra l'altro è un pay per view piuttosto importante, visto che sì. bene o male lì verrà definita gran parte della carta del Tokyo Dome per quanto riguarda sì. il 4 gennaio, sarà trasmesso anche in inglese su, uh, su New Japan World. Uh, la cosa interessante è il, è team, il team di commento. No. Bisognerà schiacciare un bottone in giapponese per, per arrivare al commento inglese Però poi ci saranno Credo che ci saranno direttamente due stream Voglio, voglio ricordare che sì. l'anno scorso Una persona che oggi parlava di connessioni Disse eh, Ma tanto dopo il G1 Che cazzo ce ne frega di New Japan Che tanto fino sì. al Tokyo sì. Non sì. succede nulla A Kings of Forest, in cambia il titolo Sì che ero io tra l'altro No, anche Fabio l'aveva detto No, ma l'avevo detto anch'io più che altro non, non in quei termini, però avevo detto che bene o male Avevo detto che non pensavo che cambiassero i titoli eh, a King of Pro Wrestling cioè, Ma io ero convintissimo l'anno scorso che già per il titolo Beh, ci finirà quest'anno probabilmente Eh, esatto ci Anche se bi -bi Dipende più che altro. Mettiamolo dire, se non vince il titolo King of Pro Wrestling vuol dire che vince il titolo Ring of Honor secondo me Secondo me lo vince King of Pro Wrestling Appunto perché il Ringo Vono secondo me non lo vince, poi magari vince sì, entrambe. Eh? Ma <ride> mi sembrerebbe strana questa storia che il Ringo Vono lui non può perdere neanche. Se viene menato da 127.000 persone. Sì, è che... cioè, la la... Il... No, no, non è che non può perdere. La cosa è che non può essere schierato, perché se tu guardi, non è mai stato schierato il <ride> cioè, non è che, no, no. Eh, AJ contro, contro Jay Lital può finire magari per squalifica o cose di questo tipo. Ma ti dirò, potrebbero anche far, potrebbero, dato che non è mai stato schienato, potrebbero veramente far vincere Lital come schienamento. Cioè, okay. il problema, il problema è questo essenzialmente. Lital in questo momento è in una posizione che non può perdere, Lital, non puoi farlo perdere per la storia che, parla... che, che stai raccontando. Mm. Perché? O gli fai perdere entrambi i titoli quella sera e, però lo, e così lo ammazzi. O gli fai, però se gli fai perdere solo il titolo del mondo lo ammazzi comunque. Perché comunque Beh, no, no, quel, no, quel no. match Però il titolo non lo può perdere lui in quel momento. Però può la perdere l'altro. La New Japan. Si, accetta si. di buon grado il fatto che il suo, quello che potrebbe essere il suo campione, cioè J. Styles, perde. Es esatto. Perde. Sono d'accordo, no, da sai cosa te la in, in un'altra maniera, una, è, una, diciamo, è, una, è un ciclo vizioso. Cioè comunque, la metto, eh. te la metto in un'altra maniera. Però te la in un maniera. Se però, tu alla New Japan prometti che uno dei suoi main event diventa campione, come io penso che succederà. Prima o poi, perché mm -hmm. ci va per il titolo. Quell'essere, eh? secondo me, potrebbero anche farlo perdere. Adesso, adesso è quell'essere. Cioè ne parli con odio adesso di DJ Stanno. No, no, no. Quell'essere intendo Nakamura. Ah, Nakamura. Perché l'Italia e Nakamura c'ha una faida aperta. Da sì, Fido però due fare l'Italia e Nakamura praticamente. Al sì? Tokyo Dome, ma secondo me non lo difende al Tokyo Dome. la ROH Ro Hanno detto che lo difenderanno in Giappone, ma non mm. è detto che lo difendono al Tokyo Dome. No, io, sì, non hanno ufficialmente annunciato. Io penso lo difenderanno, però non, non è detto. Non è detto, non è detto, assolutamente. Cioè, perché potrebbero benissimo farlo più avanti. Comunque, potrebbero, tornando. Anzi, vai. No. Se fanno tipo il, di, il quattordicesimo anniversario in Giappone, Cioè no, non io... si sa dove cavolo fanno quando sarà questo show in Giappone. Mi sembra a febbraio. Se non ricordo male, eh, a febbraio, se non sbaglio, c'è l'anniversario. Eh, a marzo, l'anniversario è a marzo. Mm, no, è marzo. marzo. No, il, il, io per il Tokyo, Dome Io te l'ho già detto ieri Visto proprio come stanno la, la storyline di come è girato Night, di come sta girando Night, io lo vedo abbastanza sulla strada di Nakamura perché Nakamura è insieme all'altro il, il face numero uno della compagnia Siccome l'altro top face lo, 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 il, il, il top draw della compagnia uh -huh. lo, lo, lo affronta adesso è naturale che quell'altro mi sembra direzionato per la sul Tokyo Dome, ma magari è una mia supposizione. Mm. Più che altro, sai cosa? Più che altro, non cioè, ti ho detto: secondo, eh, in questo momento non puoi far perdere l'Ital perché lo ammazzi. Non puoi fargli perdere il titolo del mondo. L'altro titolo lo può perdere, ma il titolo del mondo l'Ital in questo momento non può perderlo. Vediamo mandi, che succede. Mandi, mandi a puttane due anni di storyline: eh? per cosa? Per dare, per, dare, per dare il contentino alla New Japan. Che allo stesso che comunque non gliene frega un cazzo. Della, Dobbiamo, cioè beh, no, non è vero che non gliene frega un cazzo. Bisogna posto. vedere gli equilibri politici che ci sono tra Rinnovo e New Japan. cioè, cioè non, non, non sappiamo la situazione adesso. Pare che i rapporti siano molto buoni, però non eh, sappiamo sì, anche se, cosa se, se comporti la cosa. È una cosa da contratto che non può essere schierato, difficile. Che... No, no sì, non, non è allora da contratto. Non può essere schierato come gli fai perdere il titolo, glielo lasci per tutta la vita. E un match a 3 o 4. <ride> non è cioè, esci, è una stronzata. Eh, è una stronzata ma, cioè, poi... eh, ma è l'unica è l'unica soluzione. poi attenzione la situazione è stata fino adesso così poi non è detto ah, che eh, sia così anche tipo, dopo attenzione per fino a questo andare... momento comunque se tu vuoi vedere Ring ringo Honor, Styson non è mai stato schienato da quando è tornato più che altro da quando è tornato da quando è tornato al New Japan alla fin fine se tu Il guardi anche in anche in giro, minuti, in giro in giro per le indie in giro per le indie lui non viene mai schienato se guardi eh, sì. quindi eh, è proprio una richiesta della New Japan. Eventualmente per ottenerlo, Beh, magari anche quando non viene schienato anche perché è campione in quel periodo. Anche? Sicuramente. Beh, però il eh, New Japan, quant'è che non è campione lui? Eh? New quant'è che non è campione lui? Uh, lui non era campione da dall'anno scorso, da luglio, no? Dall da, luglio. Da, luglio. da luglio. Da luglio? Cazzo, è campione? era campione. Ah, da giusto, da sì, 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 giusto, Italia. hai ragione. Sì, no, 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 hai ragione. Sì, sì, giusto, mi ero completamente dimenticato di questo, hai ragione. Sì, perché l'aveva poi riconquistato, giusto. Uh, sì, vero anche questo. Però anche eh, da luglio, se tu guardi, è un altro che non ha, non ha di nuovo perso match. Non è che nel, in Rinovano ha ruotato non tantissimo. Però quando, quando perde, quando in un match a team, il suo, per, il suo team se perde, lui non viene mai schienato. Quindi gode di questa grande considerazione da New Japan, tale da farlo, tra virgolette, proteggere in giro per gli... Gli show? Che è comunque abbastanza singolare, King diciamo, King Mettiamola of Trios Chi è che hanno schienato di, 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 di loro tre? Scusa, chi è che hanno schienato del bullet club al King of Trios? Beh, tre che vado a vedere, non penso Stiles Nick, Nick Matt. Te, lo dico, te lo dico subito, te lo dico subito, uh, allora, 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 allora hanno perso col team tripla, giusto? Si, sì. finale. Eh, C'è anche il match, tra l'altro. Credo su... ci sono gli highlights praticamente su, su YouTube, quantomeno, è stato schienato. Vediamo un po' se riesco a beccare il, il momento dello schienamento. Più che altro, uh... oddio, non te, non te lo so dire, sai, anche perché si è tantissimo, quindi non, non, non li so assolutamente distinguere, mette. Sì. Ma uno è biondo, uno è moro. No. Nel, nel, nel match di guardi ti, 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 guarda, ti mando il filmato. Ti mando il filmato sì, degli highlights, a prima, degli Gli più che altro. Così non mi dici chi, chi dei due è stato schierato. Adesso non ho visto il match quindi non lo so. Naso, Fabio, ah, scusami, 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 scusami. ho trovato una foto di Fabio Naso, grazie. Fabio, scusami, scusami. Ho trovato una foto di Nick. È lui che c'ha il figlio. È lui che ha parole. Sì. Per ora. sì. Non so se e l'altro no, però... sta arrivando. L'altro sta arrivando però eh. perché ah, okay. mi sembra che Matt la settimana scorsa abbia. Manc abbia mancato degli show perché sua moglie praticamente sta per entrare in travaglio. Quindi sta, oh. per, sta per diventare padre anche lui. Dovrebbe nascere, credo, settimana prossima. Da quello che, da quello che avevo letto. Adesso controllo, controllo un secondo la, la notizia, però era, era uscita praticamente questa, questa cosa. Relativamente alla Ringo of Honor Che adesso vado a prendere da, Direttamente dal, eh, dall'Observer Sì, ma Jackson praticamente metto, No, mi sa. sì, esattamente Esattamente No, scusa, Nick Jackson Nick Jackson eh, praticamente sta per partorire nuovamente Ah, ok Quindi, quindi sta, sta per arrivare il secondo praticamente, credo, no? Eh, mi sembra di sì Perché mm. c'ha già un figlio, esattamente. Un figlio. Cioè, nelle foto vedi che già una, un bambino piccolo Sì, sì, quindi. sì, sì esatta, Esattamente, esattamente. Uh, poi Vabbè, torniamo a takeover più che altro. Per uh, finire il discorso che avevamo iniziato e sul quale abbiamo, abbiamo deragliato. Uh, uh, annunciati, credo. Su, uh, annunciati, abbiamo detto. Il le finali del torneo, praticamente. Semifinali e finali, anzi, del torneo. Uh, la finale del torneo, ovviamente. Aska contro Danabrook. Bailey contro Sasha Banks. E Apollo Cruz contro Tyler Breeze con penso nuova vittoria da parte di Apollo Cruz che è un altro che comunque sì. mi sembra abbastanza lanciato paga il fatto più che altro che in questo periodo c'è probabilmente ci sarà Samogio prima di lui per il titolo di NXT beh sì però ah, dopo penso che tocchi a lui alla fin fine cioè, lui è destinato credo, che... è destinato a essere in... campione prima o poi più I prima Tami che poi... Torna. Ita no, Itami cioè, torna dopo, dicem dopo dicembre. Sì, trovargli. penso che fino a dopo Takeover Londra non se ne, ne parla. Non, non è annunciato per Takeover no. Londra, ma è stato detto che dicembre... È... Sì, sì, per 2016 direi a questo punto. Perché è anche il periodo anche del ritorno di Sami Zayn. Però non sarei stupito se Zayn... No, Zayn va direttamente eh, sì, io penso che andrà direttamente nel roster alla fin fine. fine. Più che altro, altro, altro avrebbe senso tenerlo. No, qui. non è tanto quello il discorso. Perché comunque dobbiamo. Cioè, dobbiamo pensare a quello, naturalmente. Però dobbiamo anche pensare. Comunque, a un, a un NXT che comunque da promuovere in giro per gli Stati Uniti. Quindi qualcuno va pur tenuto in quel roster alla fin eh, fine del per in giro. Però comunque. Sarebbe stato lui a dover andare su prima dell'infortunio al posto di Owens. Owens esatto. esatto. così, così è stato un ripiego. Così si e dice. quindi comunque così si lui dice. era destinato lì. Non cambia niente. Sì. Così si dice quantomeno. Poi. Che, non che ride, eh, mia, mia, ride. Ma, mia madre, che va adesso vado a chiudere la porta. Bravo, bravo. Questa, quindi, è qua per quanto riguarda te i cover. Uh, in diretta nella notte, tra mercoledì e giovedì sul David AB Network alle 2 del mattino, credo sì, dalle 2 alle 4.30 al, uh, al solito preceduto il pre show dalle 1 dall e mezza alle 2, cioè, sul network. Guardato la replica: di stasera tutto è possibile. Ma io, io, non, io non ci credo. Ma per che quale motivo? È, tutto è, è il programma di Amadeus, che praticamente è una, è una copia mal riuscita di Hollywood Game Night, che avevano su NBC in, in America, con, 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 con Jane Lynch. Praticamente invita. Mm. VIP gli fanno fare dei giochi praticamente. Ah. No, dicevo più che altro eh, eh, per chi ha il Davidev Network settimana dedicata a NXT, quella che è in arrivo la, eh, la prossima settimana, perché lunedì sera, eh, lunedì sera praticamente dopo RO, cioè lunedì notte praticamente alle 5 dopo, il, dopo la messa in onda di Raw su USA Network. Uh, e su Sky anche, naturalmente, ci sarà la puntata di WB24 dedicata al dietro le quinte di TakeOver. Quindi il documentario della WB tutto su TakeOver, durante una mezz'oretta. Martedì alle 21 ora italiana ci sarà uh, il, praticamente l'episodio uh, di NXT che andrà in onda poi su Sky il venerdì, praticamente. Eh, il classico episodio di recap pre pay per view presentato da Corey Graves mercoledì ci sarà uh, Table for Free con Cesaro, Dean Ambrose e Kevin Owens che parleranno della loro, dei loro giorni indie, la loro vita on the road e le aspirazioni in WWE e poi come detto TakeOver, da mercoledì dalle 19.30, ora americana, dalle 1.30 italiana con i pre-show e poi alle 2 direttamente, uh, direttamente l'evento Uh, altre cose da segnalare dal network per quanto riguarda la settimana in arrivo credo che non ce ne siano di particolari ma adesso vado a vedere. Devo vedere ancora i table for free perché mi hanno parlato sufficientemente bene degli ultimi. Degli ultimi. Sì, sono carini, specialmente sono quelli di Ryan. Specialmente quello con Brian. Con le, con le... Con le eh, divas. divas. Con le, sì, con le ex divas sì. esatto. Sì, molto eh, era, eh, diciamo che quello un po, più, un po' meno tra virgolette, scrittato, gli altri mi sembrano un po' più eh, gli altri mi sembrano un po' più in, a, a, inter, in, interni, diciamo questo invece era un po' diciamo mm. un po' più eh, essendo magari un po' più fuori dal business, mm. era un, un po' più eh, esterno, ecco, un po' più de, su questo tipo. Devo vedere, tra l'altro, il uh, Unfiltered con uh, René Young, quello con, con Kevin Owens, più che altro per vedere cosa hanno fatto. Poi devo vedermi anche un po' di tempo Dopo ho visto che Owens rideva, quindi non era in gimmick. No, non è in gimmick, dai, che non è in gimmick. No, ma le cose in gimmick sono sarebbe bello. Eh. Senti, ripeto, se, ho... se facevano una puntata di Unfiltered, con Owens che rispondeva a monosillabi, io avrei mm -hmm. riso dall'inizio alla fine. Owen oh, si è incazzato che rispondeva a monosillabi, avrei riso da alla fine. Ho capito. No, hanno annunciato, cioè più che altro sto le cose che hanno aggiunto in settimana sul network, hanno aggiunto un po' di cosucce relativamente alla all'ICW, eh, hanno aggiunto un po' di puntate, tipo c'è un hardcore tv del 98 per esempio, eh, puntate sparse del... Uh, del 97-98 quindi stanno un pochettino rimpolpando quella sezione ed è una buona oh, notizia vuoi dire che finalmente stanno aggiornando la, la 97-98? sì sì stanno arrivando mancano ancora un po' di puntate però hanno aggiunto un pochettino un pochettino di cose praticamente negli ultimi, uh, negli ultimi giorni uh, e poi hanno uh, arrivando altre cose che hanno aggiunto uh, hanno aggiunto credo qualche Nitro se non ricordo male ma non poi tantissimi alla fin fine e hanno aggiunto. No, hanno aggiunto tante puntate di, di ArcoTV, Credo che siamo arrivati a coprire tico, tutto il 96. Fammi vedere fammi vedere. Vado a vedere su. Vado vado ci, a sotto mano il network, anch'io. Eh. Ce l'ho. Sono, sono sul, eh, sul sul VOLT, praticamente. Adesso eh, e si w Arco TV, eccoci qua. Allora, del 97, del 97, abbiamo, qua, eh, abbiamo quasi tutto l'anno. Sì, perché abbiamo si, sì, quasi sì, pra, pratica, praticamente tutto il 97, si. Sì. Siamo eh, fino non a... è una cosa malvagia contando, no, che, no, no, anzi. contando che adesso chi vuole farsi la, la review della dell'ACW della può e farlo. Anche, siamo... anche il 98 non sono più fermi alla puntata di Pillman. No, la puntata di Pillman era il 96. Ah sì. Pillman nel 98 era già morto sfortunatamente. È vero, c'hai ragione, sono un cretino io. Mentre eh, il 98 c'è ma non è in elenco più che altro. Oldest and Newest, eh, eh, vediamo, eccoci qua, vediamo un po' se, se riesco a prendere. No, si ferma al dicembre 97, ma so che hanno aggiunto anche delle puntate nel 98 perché ho il, il classico bot, praticamente del WN Network su, su Twitter che eh, mette, mette praticamente cosa è stato aggiunto. Hanno aggiunto alcune puntate già nel 98, se tu non sono in elenco, ma se vai, se vai praticamente a prenderle, sì, ci sono praticamente. C'è la puntata del, del 5 gennaio, del 12 e del 19 gennaio. Allora, 98. Tutto il, ha messo tutto il 95. C'è il 95, 96, 97 anche. 95 allora, completo, così. Meno male, cosa meno è un po' Meno male, coso almeno c'è un po' di roba da vedere praticamente. Esatto, sì, sì, la citava parecchio. Il... Io vabbè, adesso un po' di toccolati. tudera e ci metterò un po'. Sì? Però quando avevo iniziato col network, quello che volevo fare era fare la review della, w... della ICW mm -hmm, prima di mm -hmm. tutto. Adesso posso farla. Adesso puoi meno. farla fino praticamente al 98 alla fin fine. A inizio, sì, anche a inizio il 97 8 manca 8, ancora magari. un po' di roba. Eh? No, aspetta, io ho visto adesso c'è quasi tutto praticamente. 94 manca... Ah, 94 manca 4, un po sì, di roba. 94 sì. Perché 94 manca il 42. Poi c'è un buco tra il 47 sì, e il 50. Sì, esatto, mancano diverse puntate. Manca il 51. Però diciamo 4, 8, Però il 95 c'è tutto per esempio. Sono sì, da, praticamente da... Perché il, Come si chiama? C'è tutto praticamente penso da quando arrivi Eyman a livello di Booking. Perché prima. Allora Eyman mi sembra che arrivava verso settembre del 94. Uh, no, arriva prima te lo dico subito quando arriva. Aspetta, eh. Mi sembra. Mi sembra lui arriva. Arriva nel 94, Eyman. Sì, sì, nel 94, lui... sicuramente. Però arriva prima praticamente. Uh, lui arriva, lui arriva, te lo dico subito. Uh, viene cambiato il nome da Easter Championship Wrestling a Extreme Championship Wrestling nel 94. Nel, uh, per... No, scusami, no, 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 Eamon arriva nel settembre del 93 a fare il book. Eh. Però è ancora Perché Easter, è ancora, Easter, è Easter è ancora Championship, Championship Wrestling. Sì, 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 era ancora Easter, ancora Easter era Championship Wrestling, I, Wrestling. Poi arriva nel, nel 90, uh, fanno l'angle con Shane Douglas. E cambiano il nome e diventano Extreme Championship Wrestling nel 94. Ad ah, agosto, settembre, sono se Sì, 98 c'è tutto adesso. Sì, sono tutto, no. 97 e 98. 98 io non lo vedo, sai? Ma è, no, è 96, 95, 96. 96 ci sono tutti. Esatto, 97 sì. e 98 c'è qualche puntata. Però non è in elenco. Devi, io ho il link direttamente alla puntata. Però non c'è sì, praticamente sì, sì, devi in, mettere in tutti gli anni, o liars per vedere quelli del 98. Possibile. Uh, no, cos'altro da aggiungere, più che altro, a livello di, a livello di, di, di notizie, più che altro, interessanti, alla fin fine, fine che, abbiamo, che abbiamo saltato Fabio. So che hai visto SmackDown ieri sera. Io l'ho registrato e sì. ne ho visto 10 minuti più che altro. Sì, se hai visto i primi 10 minuti, madonna. Anche il 97 è completo, comunque. Sì, lo so, ho detto prima, No, dicevo dieci... che se hai visto i primi 10 minuti, madonna. Beh! Sta... spieghiamo perché non dovesse averlo visto. Voi, se avete visto Ro, avete visto praticamente Kane portato via eh, in ambulanza, vestito come Corporate Kane, e poi usciva dall'ambulanza sì. Demon Kane. A SmackDown, Kane, Corporate Kane è apparso in stampelle, praticamente, quindi stanno portando avanti come storyline Corporate Kane, che continua ad essere infortunato, e il Demon Kane che sta bene, Co praticamente Corporate Kane che sta, che, che sta trollando Rollins Sì, esatto, anche perché nel main event praticamente eh, è stato di nuovo portato via, perché gli è finito addosso, eh, credo, uno, del, uno dei, del New Day, praticamente Uh, è stato portato via, e mentre lo stavano portando via, si è girato verso Rollins nel ring e gli ha fatto il ghigno come, come l'aveva fatto Asuka a SmackDown, a, a NXT, pardon, contro Denna Brooke e Emma. Poi, infatti, poi, dopo qualche minuto è arrivato il Demon Kane ed è finito il, finito il match praticamente. Demon che Kane che, tra l'altro, ha steso sia i Daddies che il New Day. Tra l'altro, che non è probabilmente la cosa migliore per promuovere il loro match di The Mason Square Garden. Però, vabbè. Ehm. Uh... No, altre cose da dire non ne ho praticamente di questa settimana a livello di notizie, perché comunque le notizie più importanti le abbiamo, le abbiamo coperte. Arrivavano quasi tutte dalla da, WB. Da, da uh, no, non abbiamo saltato qualcosa praticamente. No, credo di no. Abbiamo intanto Possiamo un. Possiamo andare al QA che sarà lungo sto giro, ma nemmeno poi tanto alla fin fine. Uh, no, segnaliamo. No, abbiamo il prossimo regalo brutto da fare a qualcuno intanto. È? è uscito il nuovo CD di Giafardi da regalare ah, a qualcuno. Ha ah, promosso dalla GFW, Gf Gf che è una cosa abbastanza strana, effettivamente. Molto strano che venga promosso il CD direttamente dalla GFW, si può comprare su iTunes, Amazon e Google Play. E ah, si... beh, su Spotify c'è. <ride> non lo so spero di no. Non bravo. ne ho idea. No. Punte di machine speciale civica. Ma, certo, ma tu sei matto, sei completamente matto. Sì. Eh? Tra no, aspetta, c'è una cosa. È almeno per è... una tanto musica del demonio per musica ma di comunque, ragazzi, 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 non sì. abbiamo parlato delle, della più grande speculazione della settimana, che, è quella che sta facendo impazzire il mondo. Ma quale, quella, quella di, di Gredo e Finn Valor? No, DNXT che su Twitter segue la TNA. Ma un vecchia se ne frega. Vogliamo anche aggiungerlo? No, se, segue, segue la TNA nel senso che la segue. Mm. Eh, ragazzi. Vabbè, vedremo, no, vedremo. Grazie a Dio. No, minchia, ma ho già fa que quello. Si quello, si chiama, quello a casa mia si chiama Aspettare il cadavere. E ha fatti 13 di Jeffardi Negro. Sì, i, primi due ci sono. I primi due ci sono su Spotify. Tutti, tutti e tre fatti dalla TNA. Tutti e tutti, tutti e tre promossi dalla TNA. Sì. questo qua I no. Due ci sono. Questo è con, sempre con i, con, i, con i cosi, con i Peroxy Che è il, il nome della sua band. Credo che sì, no? Credo che anche questo sia con la sua band. Comunque, vabbè. Eh, vedremo se ascoltarlo. <ride> ma, ma temo di no. Ma, ma sei scemo, ma... <ride> Ecco, appunto. No, eh, vabbè, passiamo al QA, va? Passiamo al QA di questa settimana per quanto riguarda il nostro podcast. Vado ad aprirmi le pagine, così almeno, così almeno non devo poi tribolare più di tanto. Cominciamo dalla pagina di, di tutto resto. Intanto, vi ricordiamo che noi abbiamo una pagina su. Uh, su Facebook, Wrestling Café Official, Potete, sì. uh, mettiamo di solito il post il sabato quando registriamo quando registriamo per, per ricevere le vostre domande. Non c'è niente sulla pagina di tutto il Wrestling. Ma sulla pagina del Wrestling Café c'è un po' di roba. Avevo visto a livello di domande. Quindi andiamo. Ho 16 domande. Sì, vado, vado a prendere adesso, eccole qua. Uh, qualcuno di voi ha visto il video di quasi 20 minuti su YouTube del New Day? No, devo vederlo, oh. ma non l'ho ancora visto io personalmente. Se non l'avete fatto, merita davvero, sono una delle poche cose buone al momento in WWE. Concordo pienamente. Quello è vero, esatto. quello è vero. Comunque, oltre a Dame Johnson nella Hall of Fame, che se gli vuole, non ci entrerà mai. Voglio no, il titolo: ma smettila! Ah, che cazzo! Sì. Il suo promo sulla end zone, è un capolavoro che deve essere studiato. Smettila all'università uni... all di, di, di muto, smettila. Tenuto, il Comunque, oltre a Dan Johnson nella Hall of Fame, voglio il tizio che ha accompagnato Rusev dopo che ha abbandonato Lana. Lui si sì, ah, sì, che l'avvocato di Rusev. L'avvocato texano lui. di Rusev. Sì, um, Ho letto che Sinon non sarà più pubblicizzato per gli show post. E l'Innasselle, forse anche di più per motivi personali. Possibile cambio di titolo degli Stati Uniti? Nel titolo degli Stati Uniti nell'area prima della pausa? Sì, potrebbe, però. Non, non sappiamo niente. Potrebbe essere, assolutamente. Uh, questo è Mario Paglioni con la domanda di prima di Antonio Marzano. Domanda: di Domanda so sì. che è un azzardo, sì. però vabbè, la faccio. Comunque. Sai che Brian ha avuto tipo un, una riunione con eh, il, il, la dirigenza? Quale? Quella che abbiamo visto durante Total Divas? O no, no, quella recente comunque. Sì, quella vera. Quella vera: <ride> quella vera. Con sì. minchiata di Total Divas. Esatto, sì. ecco. eh, è così eh, come si dice. Cioè, secondo te, se loro dicessero, va bene, Sina va fuori, a NSL facciamo un match tra i facciamo vincere a Brian, così Brian porta avanti comunque il discorso dell'Open Challenge di Sina per tenere potrebbe, comunque il titolo? Potrebbe, perché no, però è sempre il solito discorso, bisogna vedere se loro vogliono, vogliono Vabbè, mettere Brian on screen più che altro. Sì, sì, quello è logico. Però, nel senso, se ti ricordi, il piano, il, piano di, il piano di Brian, però, eh, se ti ricordi, ai tempi per il titolo Intercontinentale era apparire solo a SmackDown. Sì. Non, eh, se dovessero fare questa cosa, difficilmente penso apparirà solo a SmackDown alla fine. Eh, no, cima. quello è vero, quello sì. No, Vediamo. Ma, cioè, è un'idea che mi è balenata no, si... Ah, può essere, può si essere. scava fuori, non abbiamo comunque una faida, persino, in questo momento. Quella della, della Open Challenge con la risposta di Sina sì è una cosa che ho letto anche in questi giorni come, come ipotesi da. Da appassionati più che altro, tipo su, su, cosa, red, su Reddit Ryan. Sì, che arriva Brian. Più che altro, gente che ci spera. Alla fine, non Vabbè, so se sì. come non ci credo... speriamo un po'. Tutti, eh, sì. Poi, secondo voi, Owens con titolo intercontinentale può fare quello che ha fatto? Sina con titolo degli Stati Uniti, ovvero farlo risollevare l'importanza importanza? No, mm, no. Mm, nel senso, no. Attenzione, spieghiamo, non è che non può farlo, potrebbe farlo. Non non lo lo pro... Esatto, non glielo lasciano fare. Così esatto. il discorso solo per può, può fare un lavoro del il genere il problema essenzialmente è che loro in Owens non ci credono come credono in Sina quindi è molto probabile che Owens inizierà la parabola cioè se non inizia la parabola del, del jobbare a tutti i match e poi vincere in pay per view a culo gli fanno fare, fa, farà la cosa dello scappa in tutti i match e poi vince in pay per view a culo cosa che peraltro sta già facendo, come, sta a, facendo come a Smackdown peraltro esatto. poi Uh, oggi volevo riproporvi un ricordo osceno della storia contemporanea del Wrestling. AJ Styles vestito da tacchino. Quale, quale fu la vostra reazione? Um, mi lasciò abbastanza indifferente onestamente. Anche a me Anche perché in quel periodo AJ era, era tipo il gioppino Del gruppo Della de Della de sì. de Angle Alliance Esattamente quindi. Esattamente o era, No era già l'Angle Alliance O era ancora Christian Coalition? Cioè. Ah non me lo ricordo più. Beh comunque c'era AJ Che faceva praticamente il Beh ha, cioè... hanno fatto han fatto di peggio Con stessi tipo il periodo In cui In cui praticamente Quando gli hanno fatto fare Le Mesh Beyond No No eh, No intendevo il periodo In cui praticamente Tentava di trombarsi Carne eh, Angle ah, sì. Karen, sì, Karen, Karen Karen angle, perché per era, prima, era prima che lei si mettesse con Jersey sì. eh sì, Vabbè, era anco, era, faceva parte dell'Angle Alliance. Mm. Sì. Qual è secondo voi il miglior wrestler comedy di sempre? Hmm. Mm. Allora, io te ne cito uno che probabilmente non conosci, anzito, probabilmente molto probabilmente non, con non conosci, uh, è un wrestler che. Mm, mi ha sempre fatto impazzire quelle poche volte che lo vedevo durante World of Sport quando lo davano sul wrestling channel. Si chiamava Les Skelet ed era praticamente molto molto divertente. Secondo me erano rigorosamente comedi. E... Li potete trovare, credo, su YouTube. Infatti, c'è un video: Les Skelet British Wrestling Comedy King. Uh, comedy fatto da, uh, di quel livello, più che altro non, non l'ho mai visto neanche in, in America, però ripeto, è, è, è roba vecchissima perché comunque for parliamo di 72, 74 for forse, e anche dopo. For forse in un certo senso Cabana. Cabana è già, già nato, ti direi anche. Cabana c'è praticamente, sì, effettivamente sul ring a livello di comedy. C'è difficile trovare qualcuno a quel livello più che altro negli Stati Uniti in questo momento. Sì, Direi, sì probabilmente se la giocano gente come Cabana, Chuck Taylor. Tutta gente che comunque in WWE sì. se c'è arrivata, non gli hanno dato spazio per fare. Per fare no, quello infatti. che sanno fare comunque, sono Fabio Scott partito, Goldman eh, e hanno, sono gli hanno in hanno una. Mi hanno dato l'assist per rispondere Santino Marella e lui non ha detto Santino Marella Ma Santino Marella fa cagare a livello di comedy, cioè, <ride> allora, ragazzi, Oggettiv oggettivamente. Cioè, Ma io dicevo, detto, era... Hanno dato l'assist a Fabio e nessuno no, la allora, colto. Allora, negro, negro. Era... allora, 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 <ride> parliamoci chiaro. Dici stronzate che non fanno, dici stronzate e va bene, lì non ti sbattiamo fuori. Adesso gli, dai, adesso gli ricordi a quel mentecato che si <ride> era totalmente dimenticato di parlare di quello schifo, veramente. Ma Santino Marella è più del comedy. Cioè, è, è qualcosa che va oltre Santino Marella. Ha fatto comedy divertenti Santino Marella, in alcune occasioni. Però mi, mi dimentico. ha fatto il comedy divertente quando era Hill più che altro. Quando era Hill, ha fatto del comedy molto divertente. Questo viene malato no, quando, le, le, Il momento migliore è stato, probabilmente, quando è stata abbinata a Beth Phoenix. Sì, decisamente. Quando ha fatto i glamour, che era, sicuramente molto Ma, Beh, non, anche, malena, scusa, anche, no, anche scusami, anche scusami, anche il periodo prima in cui era eh, quando il praticamente posto. Maria andò su Playboy. E lui fu, Faceva il fidanzato geloso, praticamente. Quello anche fu molto divertente, che culminò poi in un pezzo con Austin. Esatto. Eh. Poi, uh, per Edding Assel, vedete possibile un tech team match Ambrose e Orton contro Harper e Fra sì. Francesco sì. Guccini degli anni 70 sotto steroidi? Sì, è sì. somiglia un po', effettivamente. no, no, è ritratto. E Eugene sotto steroidi, è uguale. Ma è, è anche è Wyatt sotto steroidi. anche. Ma no! Beh, tut tutto. Comunque sì, lo ne parlavo nel, nel post show. Mi sembra che secondo me lo fanno. Fanno tal team, ne coso contro Ambrose. Possibile, e Orton. sì. Può no. stare. Uh, non credo tut che la WB voglia tenere Orton fuori per due per di fila. Uh, teniamo anche conto che Orton, comunque, se, se ci avete fatto caso negli ultimi, negli ultimi mesi, negli, negli ultimi anche uno o due anni, uh, è uno che comunque non lavora più full time. Se guardi, no, comunque. Non troppo spesso. Scusate, stavo bevendo un attimo. Dicevo, è uno che, eh, uno che comunque ogni tanto parte, sparisce per due o tre settimane e poi ritorna. Cioè è uno che comunque non ha più un'agenda di impegni full time per quanto riguarda la WB. Eh, intende... Part-timer vuol dire anche questo, part-timer non vuol dire necessariamente il part-timer alla Brock Lesnar. Che comunque va detto, sta già facendo meno part-timer rispetto ad altri, eh, all'anno allora, scorso per a, esempio. A quanto ha detto Ivan pare che sia lo stesso Lesnar ad aver detto di voler eh, lavorare di più. Perché gli danno più soldi, non per altri motivi. <ride> Chiamalo scemo. Perché, perché lui ha le date sotto contratto. Se la WWE lo vuole, gli paga i soldi. Eh. Ti, abbiamo bisogno, ti abbiamo bisogno lunedì a Raw per uh, del cacchio sono lunedì? Non mi ricordo. Boston? Possibile? Sì. Ecco. Sì. Abbiamo bisogno... Gli ascolti stanno crollando. <ride> Pensiamo che, che metterti uno screen magari possa aiutare. Poi non ah. l'hanno poi, ah. poi minimamente promosso. Ma questo è un altro discorso. Tariffario. Tariffario, allora io per venire a Boston voglio top. 80, 100 mila dollari. No, non penso sia così, sarà un po' meno. Però, non, non puoi tanto però, alla fin fine. Jet privato la da WB che lo viene a casa. No, ma credo, a che, credo che lui abbia il suo direttamente di jet privato. Ah, addirittura. Eh, me sa. Fighe, Con tutti i soldi che c'ha l'Esnar. tipo può farsene 22 <susurra> di jet privati con quei soldi. Poi, non è che in UFC abbia ah, preso. Beh, non è, è che UFC fatica. abbia preso due soldini eh, nel periodo in cui era benzina campione. E usura delle gomme. Sì, certo. No, comunque, vabbè. Mm, il part time non è necessariamente Brock Leser. Part time vuol dire anche semplicemente avere un'agenda di impegni. Per tutto l'anno, ma non apparire a tutti gli show, come per esempio, fa John Cena. John Cena è uno che appare a tutti, tutti gli show. A parte, a parte vabbè, il periodo che adesso si prenderà di sosta, però comunque e a parte Smackdown. Che è, sì, esatto, è, è effettivamente è un po' di tempo che non appare neanche a Smackdown, effettivamente, John Cena. Allora, Rollins detto, invece la sua controfigura, quello uguale a lui. Rollins, Rollins invece, appare a Raw e a SmackDown. E credo che la cosa sia anche uno dei problemi del suo regno titolato, nel senso che credo che Rollins sia drammaticamente sovraesposto in questo periodo. Anche perché ci avete, sì, avete fatto caso che perde praticamente sempre Rollins nei suoi match. Sì. Eh, cioè, campione del mondo, che okay? è che la sua gimmick è campione che non merita di essere lì e vince solo perché è protetto dall'autority. Ma qualche match vogliamo farglielo vincere ogni tanto. Ah, non dico capione, tutti. È ma... campione da 123 anni, cioè nel senso. Se non ricordo male, se, se ho sentito bene gli show di questa settimana, credo che il suo record a settembre a show compresi sia 1-10. C'è roba che neanche, neanche Swagger e Mysterio, quando erano campioni forse. Eh, grazie, poi adè, adesso lo fanno anche lottare per il titolo degli Stati Uniti, quindi ciao, mm. vediamo show. Esatto, sta, tipo uh, a New York ha lottato per, anzi lotterà per noi che stiamo registrando, ha lottato uh, in un cage match per il titolo degli Stati Uniti e sappiamo già chi vince quel match, quindi, quindi vedremo. Non so, poi magari, poi magari vince, vince, vince Rollins, però la vedo un po' improbabile. Eventualmente facciamo un'aggiunta eventualmente dopo il, il caffè, per parlare del, del show del Measos Square, se succede qualcosa di importante. Uh, poi che ne pensate di Jordan e Gable? A me piacciono moltissimo. Sì, anche a me piacciono sì. un sacco. Sì. E anche come, come worker, sono già molto, molto ben messi, secondo me. Sì, eh, sì rispetto agli cioè, altri tag che sono in giro che stanno cercando. Rispetto di di agli vedere. ascension. Gli altro, tanto per ah, fare un assieme molto... ascension, vabbè, Wilder e Dawson lì. No, da, da, da Wilder e l'altro non, non mi dispiacciono, onestamente. Hanno una gimmick abbastanza anche particolare. Sì, no, no. Sa, sa... Eh, a me piace molto la gimmick. A me piace molto Gable. Mm. Sì, la, Poi, adà, la, cosa, la, cosa, la cosa positiva è che N NXT si sta ri... ha questa forza che si ricicla in altre cose. Grazie a questo, torne... questo torneo, qui che in apparenza era stupido, ha dato la possibilità a. A, a dei tech team di, emer di Emerge quindi ha creato una divisione tech team magari sì. ancora piccola però intanto comincia a lavorare a Cerba più e che quindi... altro al di là di piccola sì piccola a però intanto comincia a lavorarci perché al calo che comunque avranno, avrà in, in altre parti tipo magari non in zona men event per comunque avrai Joe avrai Itami quindi comunque qualcuno in futuro ce l'avrai sempre mm -hmm. e più che altro il fatto che e la, la divisione femminile adesso avrà un, un, uno sbalzo verso il basso sì. quindi comunque con la divisione del tech team in crescita puoi avere qualcosa di, di importante comunque il fatto che Kenex si reinventi sempre noi parlavamo era una cosa di cui parlavamo spesso è, è la forza di questo brand è il fatto di potersi reinventare poi andiamo a vedere le, le altre domande Uh, ciao ragazzi, complimenti, mi siete sempre di grande compagnia, grazie a te. Qual è per voi la miglior storyline, scusa, quella Vince Stone Cold? A me piace, piace molto quella tra Raven e Sandman. Beh, dopo Vince Stone Cold devo mettere per forza l'NWO, eh? perché comunque l'NWO... che esatto, poi secondo me sì. è lì, eh? è lì al pari con Vince, con Vince e Austin, più che altro perché... Sono entrambe storyline line che hanno cambiato, cambiato il business. Cambiato la differenza come, sostanziale è che Vince Austin più o meno ha avuto una chiusura decente. L'NWO la tirarono avanti in eterno, però non, non, si può, non si può nascondere l'importanza. Ah no, sì. assolutamente. No, L'NWO il problema, il problema era che non, non è che non, non ha mai avuto una fine. In poche parole. Esatto, quello è il problema. Cioè, <coughs> e, 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 e fu già una storyline morta. Morta nel senso che già ebbe il suo tempo quando cominciarono a entrarci tipo 822 persone, mm. no? Sai cosa? La, la pietra tombale sulla storyline dell'NWO fu anche, fu prob probabilmente, fu Starkade del 2000. Star Starcade del 97, eh, non tanto pe no? Perché comunque poi il problema è che continuarono, però più che altro esatto, fallirono. fallirono dovevano finire, Fallirono, fallirono. no? No, falli eh, quello fu addirittura un anno dopo. Sì. eh Fallirono, me, fallirono allora, più che altro la resa dei conti con Sting sì, esatto, quello che, fuori... è quello che secondo me li ha danneggiati maggiormente, sì. No, diciamo che esatto lì in mezzo ci fu tutto il 98, che fu devastante. Mm. No, non tanto per la WCW, ma proprio per l'NWO perché aggiunsero gente a cazzo. Già, di quanto non più non ce ne non non sì, bene, quelli, quelli già quelli prima 20... eh, esatto. Eh. Crearono le 132 fazioni sì. sottogruppi. Quindi per forza, quelle 132 persone già prima perché comunque l'ingresso nell'NBO di gente a cazzo cominciò nel 96 dopo che rivelarono Bischoff come, esatto, come capo. Poi di crearono tutto. Le, le mille fazioni, i sottogruppi, i ogni settimana. Il problema essenzialmente fu non chiuderla, non chiuderla con Ogan e Sting e mandarla ancora avanti mm -hmm. perché essenzialmente il problema fu quello. Poi, perché se tu l'avessi chiusa in quel momento comunque avrebbe avuto un senso tutta la storyline che hai raccontato ma andarla avanti ha semplicemente aumentato i buchi logici che c'erano nella storyline uh -huh. e portandoli al, all'esasperazione più totale perché è quello che ha creato poi figurati il fatto, il fatto di aver cannato completamente il finale in quell'occasione ha poi comunque messo un ulteriore pietra tombale su quello che stavi raccontando perché in quel momento far, far vincere Sting pulito fu una, far, far vincere Sting sporco fu una stronzata Esatto, mm -hmm. cosmiche. Assolutamente. La ICW, se non fosse fallita, sarebbe potuta essere una vera rivale per la WWE, no? no. Perché no. è a livelli di quello che è la Ring of Honor adesso. Esatto. esatto magari ma, più ma, no, ma, no, ma, no, no 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 no, magari più ACW, grande. La IW se non fosse fallita, mi mi, sembrano, mi sembra uno sommo cioè, nel senso, era comunque. Era troppo, troppo pi... era troppo grande per essere piccolo e troppo piccolo per essere grande. Esattamente. Che è la stessa frase che ha detto Poleman, più che altro. Come giudicate come commentatore, play by play, Vince McMahon? Ah, non era. No, non era niente di che, onestamente. Non era niente di che, ma. Sto sentendo molto di peggio in questo caso. Esatto, non molto, quello... in verità. E purtroppo è no. quello che Jim Ross a parte. Se sta segnando la strada verso quelli che stiamo sentendo adesso, eh, Il problema più che altro della, della WB non, è, non, è, io non credo sia sì nei commentatori in sé perché, per dire, Michael Coll, quando non, non deve promuovere 730 cose contemporaneamente, quando non ha soprattutto Vince che gli urla in cuffia, secondo me è un buon commentatore. L'abbiamo visto a Beast in the East. Beast in the East ha commentato molto bene, uh, il problema è che. Devi promuovere l'app, devi promuovere Ulu, devi promuovere eh, il Total Divas, devi ricordare devi gli hashtag, devi fare gli hashtag, cioè, non è facile, onestamente, quindi eh, non mi sorprende che onestamente sia, ogni, sia, ogni, mh, ogni blocco devi commenti male. La, che, che numero di puntata è di Roma, esatto? No. Che è cioè, lo show più lungo della storia, sì, esatto. Questo. esattamente. Poi devi, vuoi, vuoi, diciamo, ringraziare il pubblico per. Eh, per essere stato il programma il programma più visto del lunedì sera, che non va in onda su ESPN ogni lunedì sera? Che è un po' come, è un po come il comunicato. L'hai letto il comunicato stampa, Fabio, di Mediaset sugli ascolti del Grande Fratello? Sì, sì, sì. sì. Che è bellissimo. No, hanno detto. Che è praticamente il, il programma di intrattenimento più visto della, del giovedì sera. Peccato che è stato tipo strabattuto da, dalla fiction su Rai 1. E poi l'hanno definito un talent. Il Grande Fratello, un talent. Da quando è un talent il Grande Fratello? E eh, vabbè, adesso non esagerare, è un talent, uno ha un po' sei talenti che ha, far niente è un talento Bah, insomma <ride> Io lo faccio molto bene Per la cronaca Grande Fratello giovedì sera ha fatto, cosa? 3, 3 milioni e 3 ha fatto Comunque no, comunque no. Guarda che sono numeri, eh? La gente sì. <ride> insomma, mica tanto. <ride> son, son, no, sono numeri tecnicamente. 3 milioni e 3 è un numero, pessimo. Esatto, è un numero. numero. No, ha fatto, te lo dico, sì, ha fatto 3 milioni 3, e 3, 3 praticamente. Ha fatto, eh. Stato venendo strabattuto da, da provaci, provaci ancora prof su, uh, eh, su, ha fatto un po', fa un po come Ro. Mm. Mentre invece. Sono che non possono chiamare Lesnar. Esatto. Culo, no? Mentre invece. Eh, Cos'è? X-Factor su Sky quanto ha fatto? Perché loro hanno fatto paragone con Sky, ovviamente. Per quello che ne hanno definito talent. Per paragonare, paragonare X-Factor, che, eh, no, che è su Sky. Ha fatto 1.300. Eh no, e 4. è stato. Che comunque buono per essere un programma. Mm. Della, programma in pay TV. Uh, e nulla. Sì, programma di intrattenimento più visto del giovedì sera in tutta la TV italiana. Peccato che contemporaneamente. Abbiano perso con. Provaci ancora, prova che ha fatto milioni e basta, credo, sì. Per tutti gli altri programmi hanno fatto. Hanno fatto meno. Eh, virus ha fatto 800.000. Ha perso contro chiunque. Con, su, su Rai 2. Ha perso anche con la 7 per dire. Con, con Piazza Polita, quindi insomma. Devo vedere più che altro le. Come, va il, il, come vanno le fasce giornaliere. del, del Grande Fratello, di gli ascolti. Però non penso. Non penso che vadano granché bene, onestamente. È un uno sì, roba di questo tipo. Uh, poi, chi sta... sta facendo il, il predatore sessuale sul suo microfono in questo momento? Non ne ho idea, onestamente. Un... Io no, ah. sono lontano. No, io non sento nulla, onestamente. No, io no. Nemmeno io. Uh... Non, non, non devo essere stato io perché in questo poi. momento non sto respirando. No, infatti. Poi, <ride> poi, poi, sì, poi, poi, in poi, al... poi. Guarda, ho tirato una fiatata adesso perché non Sei stavo... in apnea. Perché respiro il meno possibile per avere problemi. <coughs> poi, come mai Great Moon e Scott Norton sono mai stati presi in WWE? Il primo è una leggenda giapponese era uno dei versi più caratteristici della WCW. Il secondo fece parte della Ah, uh, Non te lo so dire, onestamente. Ma, ma Beh, Great Muta più che altro quando... Uh, Andarmi. Vai, vai, per problemi che era... E, e quando ha smesso lo stint in WCW, cioè con le, di collaborazione a WCW, aveva già la sua età. Sì, perché quindi. lui è del, è del 62, aveva già... Eh, nel 96 aveva già 34 anni. Esatto. Quindi. Quando mm. la WCW ha chiusa aveva già 40, quindi... Sì. Scott Norton invece Scott Norton è un altro del 61 da 54 anni adesso. Quindi, diciamo che no, non è che sono, sono buoni lottatori, ma non. Ve lo dico io, no, ma sai cosa credo, più che altro, che, già, sai cosa più che altro? Leggende, però non leggendo a livello eh, americano. Per dire, Te lo dico io, il motivo no, ma sai cosa? Il, credo che il vero motivo sia che alla fine, dopo la permanenza di WWE, sono tornati in Giappone, sono stati lì perché comunque sì, sì, erano esatto. entrambi, loro praticamente sono arrivati, morto, infatti, sono, infatti sono arrivati dalla WCW, Giappone, Gia, Giappone, dal Giappone, eh, esatto, okay. esattamente. Norton, Norton Brian, lo, lo, quando parla di, di, del Giappone, lo nomina spesso. Beh, lui è... Credo che... che scusa, non vorrei dire una fesseria ma credo che eh, Norton sia arrivato dalla w, alla WWE dal Giappone direttamente. Perché lui era, era in New Japan siccome era arrivato sì. nel periodo, sì infatti, perché lui era nel, nel novant, dal 90 era praticamente in, eh, in, in New Japan e poi ha firmato con la, eh, con la WCW nel 93 e poi comunque, comunque continuava a mandare in Giappone nell'ambito della collaborazione Il motivo per cui Muta non è mai andato in WWE è perché gli conveniva tornare in Giappone dove faceva il cazzo che voleva, sì. si buccava da solo vincitore sempre e <ride> comunque si mandava da solo Ok, va bene sì, Esatto, esatto. Lui praticamente, ho letto un po' di storie di muta. Come Booker, lui praticamente prima ha affossato, ha, ha cercato di affossare lo Japan. Mm -hmm. Poi, quando in All Japan l'ha mandato via, è andato, ha fatto la Wrestle One sapete tutti com'è la Wrestle One. Sì. poi perché sono tutti... la, la Muta Federation. Uh, perché sono tutti sicuri che vincerà Lesnar? All'Innocent? Mi sembra chiaro che la stipulazione sia montata d'arte per far vincere il becchino. Proteggendo allo stesso tempo Lesnar da una sconfitta pulita. No, non la vedo così. No. Penso che vinca Lesnar. Penso che vinca Lesnar. Penso che vinca è anche giusto che vinca Lesnar. Per la storyline che sta raccontando, deve vincere Lesnar. Mm. Uh, perché Reve nel 2002 fu fatto marcire ad Hit dato che aveva un'ottima gimmick, un'ottima capacità al microfono e di di capacità in ring. Non avevano piani, molto semplicemente. C'è cioè, qualche antipatia nel backstage segreto? Non mi risulta, onestamente, no. di, di fare i backstage di, di Raven. Beh, lui, diciamo che era già. In, non so se lui era già all'epoca, però. Mh, poi, vabbè, il TNA ebbe ancora un po pochino più di problemi. Eh, però. però essenzialmente, non avevano piani. no. Il problema penso che sia, sia quello. Che altro al tempo nel 2000 avevano un roster talmente ampio che avere piani sì, per qualcuno esatto. era. Cioè, cioè, lui, arrivò nel, lui, nel, sì, lui arrivò nel. 2000. No, nel 2000 o 2001? 2001, 2001, cioè, 2001. Sì, perché... no, lui, no, lui arrivò prima. Lui, no, no, lui arrivò nel 2001. Fece anche il Triple 3 con Kane. No, lui il... debuttò. Lecce se non, se il non il ricordo problema. male, lui debuttò a Unforgiven nel 2000. Interferendo nel match tra Ted e Jerry the King Dollar. Se non, se non ricordo male, vado, vado a cercare, ma se non ricordo male. Sì, perché lui c'era già nella ramo del 2001, quindi sì. Uh, Reven, vediamo un attimo. Sì, eccolo qua. Sì, 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 sì. Uh, sì, debuttò proprio in quell'evento, Unforgame 2000, quindi prima del, dell'invasion praticamente. Teza contro Jerry Lawler in uno strap match tra l'altro, era il periodo della faida tra tra e Jerry Dollar e anche Jim Ross di conseguenza. Uh, poi, 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 poi uh, do, come lo vedete se Misen contro Owens e Mania per il titolo intercontinentale? Molto bene, vorrà. Molto bisognerà bene, vedere se avrà l'intenzione so, di farlo. Allora, uno se lo vogliono fare, due quanto tempo gli danno a sti due. Naturalmente, ovviamente. Perché il problema a Rest è sempre il tempo. Si dice che il main event di Rest Mania sarà il remake del Triple threat tra Lesnar, Reigns e Rollins, ma non ho letto da nessuna parte questa cosa, però boh, vediamo, più che altro... No, io l'ho letta, sì, da qualche parte si legge. Vediamo, vediamo, vediamo che succede, non ci sono piani, uh, non, ci sono, non ci sono piani al momento per quanto riguarda Rest nel senso non è che non ci sono piani, non si sa più che altro dove vogliono andare a parare, perché siamo anche a ottobre, qualcosa probabilmente come idea hanno, però la voglia da qui ad aprile cosa, cosa può accadere. Uh, poi Gianluca Rouge, il posto dei consueti up and down. Il riassuntone: abbiamo avuto una puntata di Raw. Così inutile che ha avuto più senso. Smackdown: sì, è vero. Uh, un, uh, una volta tanto. Un uomo in una <ride> cell che grida la pietà francescana. Sin sì, no, per novembre e dicembre. Please, please retire Eva, Eva Maria al show di NXT. E la promo tra Bailey e Sasha. Menzione d'onore per il New Day, veri protagonisti dell'autunno da per il ritorno al vintage con Kane, primo, primo sfidante. Gagliarda. Hashtag Ahmed H.O.F uh, secondo, secondo voi chi sarà il prossimo sfidante di Balor? Mm, Samoa Joe, penso. Uh, Le previsioni per for Glory, Glory: l'abbiamo detto prima, meno male quello che, quello, che, quello che penso accadrà. Per il titolo, non sarei stupito se si free conservasse con l'aiuto di Jeff Hardy, che costa il titolo al fratello. Uh, temo che Maba di Shira vada a vincere sto cazzo di Gauntlet perché devono andare in India quindi uh, perché pare che tra tipo le. non è una clausola però tra le cose che hanno discusso con, con, il, con il network indiano che è Sony 6 che manda in onda la TNA in India è praticamente un grande run da, di, da Babyface di Maba di Shira con titolo praticamente posso dire che è più TNA se questa è l'idea Gra grande run eh, mi raccomando sì, esatto Grande, grande run vicino a Shira, mi Shira Sì, questo è anche funzione. vero sì, Poi Bobby Roode contro Lashley per il King of the Mountain Championship boh, cioè, onestamente non saprei neanche cosa dire uh, Gay Kim contro Rosson penso che conservi Gay Kim, non penso che faccia un cambio di titolo uh, e basta direi Cortangolo e Richiang penso che vinca Cortangolo fin, e boh Wolves e uh, Wolves conservano e L'ultimate tax non, non saprei neanche chi darlo, onestamente. Perché comunque, Titanic Division, ripeto, manca di storyline, quindi non saprei neanche che cacchio dire, onestamente. Uh, Com'è possibile che un top work come Rollins non sia in grado di effettuare un pedigree decente? Ma lì credo che sia più dovuto a chi lo subisce che non, uh, che non a lui che lo sa far male, onestamente. Perché ne ha fatti di pedigri buoni, però in realtà è, è anche chi lo subisce che magari lo prende male. Uh, che fine hanno fatto The Salmon, Sabu e Bosma Oni? Beh, sono praticamente tut tutti ritirati, dovresti dire. Selman ogni tanto si vedono nelle Indie, però mh, non fanno niente di, di grosso, più che altro. Sabu pare caghi nelle camere d'albergo, però non. L'avete letta quella, quella storia di Sabu. Che pa, pare che abbiano trovato. Un po' come il volo, no? Che, che dicono che abbiano lasciato ricordini nelle camere d'albergo. Ma non... basta parlare di quell'orgia finita, non... male. tu dici che è un'orgia finita male. Okay. Secondo, ma allora senti un'orgia presentati... un molto particolare, Mattia. Si sono presentati in questo albergo con due donne. Sì. Parano senti... in tre. Ah, okay. È finita con. È finita con. Eh... Roba, tavo, eh, letti spaccati, bagno messo sotto sopra e tutto il resto, secondo te cos'è? No, ma sai cosa? Non è tanto quello, è la, la cacca sui, sui muri che mi lascia. È eh, abbastanza perplesso. non ti devo spiegare io da dove viene quella cacca. No, ho capito, però. Mh, eh. per, cioè, cioè, però. Vabbè. non cioè mi, mi sembra strano che sia parte di un'orgia. Poi, per carità, cioè, ho visto gusti sessuali più strani <ride> nella storia, però. boh. Um, in futuro sarà possibile, secondo voi, una riunione del, ne del Nexus? Del Nexus? No, Del dai. Nexus no, vi prego. Per l'amor di Dio. Oh. Cioè. Grazie. Chi di voi va a Bologna l'abbiamo detto prima. Siamo praticamente tutti. Poi da poco, Sky, mi sono imbattuto nel 2 di, di commento italiano. Sarebbe davvero così controproducente un commento smart agli show? Sì. sì. No, gli show non vanno commentati smart. Allora, non devi commentarlo smart. Però, no. per quello che piace a me sentire in un commento a me loro due non piacciono tutto qua sì, perché sono troppo troppo hanno, hanno, fanno delle uscite che secondo me potrebbero evitare. sì sono d'accordo su quello onestamente hanno cioè la cosa che a me non piace in questi casi è quando ti mandi over mandi over a te stesso invece che lo, che lo show il rovescio, della, è... il rovescio della medaglia è che però sta cosa sul grande pubblico funziona esatto. nel senso che comunque eh, non è un commento secondo me rivolto a noi ormai ormai, ormai più che no, altro aggiungo assolutamente perché più che altro, vabbè, non, non, non sento più praticamente commento italiano da, da, da non so quanto, perché comunque guardo tutto in lingua Io originale. Io sarà dal 2006, tipo 2006-2007 mm. che non li mm. sento più. Sì. Ogni Senta tanto me. sentiamo qualcosa, però bene o male gli sono... Però shot... quello che sentiamo non ci piace. Esatto, molto molto. esattamente, cioè poi vabbè, sono due amici quindi comunque mi spiace anche parlarne male, però più che altro, ripeto, non è un commento riservato a noi, noi più che altro che siamo un pochettino più, uh, siamo un pochettino più smaliziati nel seguire il mondo, nel mondo del wrestling, è un commento più riservato a un certo tipo di target e oggettivamente, numeri alla mano, è un commento che funziona, quindi sì. poi bisogna vedere i bisogna vedere ritorni che hanno. Se è, però hanno rinnovato per così tanto con la WWE e continuano comunque a dare così tanto spazio alla WWE su Sky, evidentemente le cose funzionano, quindi purtroppo ripeto se a voi non piace c'è sempre commento in lingua originale alla fine per, per seguire gli show fortunatamente aggiungo anche perché comunque è una scelta che non c'è in altri paesi per esempio eh, in, tipo in Uh, in lingua originale o, o perlomeno e, faccio un esempio: in Francia, per esempio, non c'è la possibilità di scegliere tra commento in francese e commento in lingua inglese per, esempio, per gli show televisivi. In, in Francia, sei costretto a sentire le pelli di Dino, <ride> no? Non sono le pelli di Dino. In Francia c'è il commento così. di Ascius e dell'altro. Adesso non ricordo, il, non ricordo il nome. In Germania, anche in Germania, in Germania mi sembra che sui canali uh, del gruppo ProSieben non ci sia il commento in lingua originale. Su Sky, se non ricordo male. Sì. Su Sky, quando c'era più che altro il, il come si chiama? Quando la Davide era sotto contratto con Sky in Germania, adesso da, da un po' di anni a questa da un paio d'anni a questa parte è sotto contratto con ProSieben, e i Paper vanno in onda su Max Dome. Lì credo che vanno in onda anche in lingua originale. Però in generale su ProSieben vanno in onda in alta definizione, ma non hanno il, la, la doppia traccia, hanno il commento solo in, in tedesco. In tedesco praticamente e basta. Almeno per Simen. Poi ha anche il commento in lingua inglese. Se qualcuno ha Astra che può seguire gli show eh, della WWE, può darci comunque anche un, uh, un diciamo, un'ulteriore precisazione più che altro su questa cosa. Uh, Già, ma, tra l'altro, non c'è il WWE Metro per esempio, ricordiamo anche, ricordiamo anche questo. Uh, cos'altro? Stavo, no, stavo pensando più che altro. Sempre relativo alla, alla Germania. Per quanto riguarda gli show, uh, gli show. Ecco, tra l'altro, dimenticavo che se voi avete Astra, uh, praticamente, che Astra è l'antenna parabola. Il satellite che è a 19 gradi e est, diventato molto popolare dalla scoperta di, della Champions League su ZF nelle ultime, sì. <ride> nelle, nelle ultime settimane. tanto ZF, ZF ricordiamo che la prossima c'è la Juventus. Eh, quindi, se voi ricevete ZF. La prossima partita della Juventus è in chiaro, su Death, Quindi non dovete vederla su Premium. È in tedesco, però almeno, almeno non, 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 non dovete necessariamente farvi Premium. No, dicevo uh, su Astra, se voi puntate la parabola sui 19 gradi e 2 invece che sui 13 di Sky. O vi fanno un dual feed, vedete una parabola apposta. Potete vedervi praticamente tutti gli show della WB, quelli principali, quantomeno. Perché Roe e SmackDown, ma in onda su ProSieben. Max, non... no scusa, ho detto, ho detto una cazzata. Uh, Raw, Raw va in onda su Telefunf Tele il giovedì sera alle 22, in versione da due ore. Uh, il venerdì va in onda su ProSieben Max. Sempre in chiaro SmackDown. E credo vanno in onda anche Main Event. Ma non vorrei dire una, una fessera. Quindi i tre show principali della WWE vanno in onda in chiaro. Praticamente su questi canali 19, gradi e 2. Ovviamente ripeto in tedesco non... e non in inglese. Però è comunque un modo alternativo gratuito di vedere la WWE in, in alta definizione praticamente, o comunque gratis via satellite, se non avete la possibilità di farvi Sky, avete comunque la parola su Asta. Uh, e basta, direi che abbiamo coperto tutto a livello di, uh, a livello di domande, sì, non mi pare ci sia altro, fatemi contare se è arrivato qualcosa, non è arrivato qualcosa ultimamente, credo. Uh, no, 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 abbiamo coperto, abbiamo coperto tutto. Boh, allora, direi che possiamo chiudere qua. Uh, gli appuntamenti in radio non sappiamo quando saremo in onda, cioè, nel senso, domani sera saremo in onda con il post Monetro dalle 22 circa, visto che non c'è il calcio questa settimana, quindi possiamo tornare a un orario non calcistico per quanto riguarda il postro. Uh, mercoledì potremmo finire Total Divas, visto che c'è l'ultima puntata ancora da mandare in onda, quindi uh, commenteremo l'ultima puntata mercoledì mercoledì Total Divas. E poi vediamo il da farsi giovedì. X Factor e poi i soliti appuntamenti come, eh, come il in caffè tra domenica e lunedì prossimo. Grazie. Ad Andrea Negro, grazie a tutti. Ci sentiamo in settimana. Grazie a uh, Fabio Lenardi che non è più in linea più che altro perché l'ho perso sei minuti fa quindi c'è qualche problema di collegamento. Uh, grazie a Mattia. Di noi, grazie a voi, ma soprattutto grazie alle connessioni superiori esatto. che ci hanno accompagnato per tutto. La durata di questa trasmissione, di questa registrazione, soprattutto la connessione superiore di Fabio, che, che rispetto a quella mia e di Andrea è troppo superiore per essere. Eh sì, infatti è talmente tanto superiore che è sparito. Sì, esatto. E grazie Giovanni che è arrivato adesso, ma abbiamo finito. Mi dispiace, oh, grazie mi dispiace a tutti. Mi dispiace Giovanni. Voglio dire una sola cosa. Eccola, perfetto. Grazie per averci ascoltato fino a questo momento. E torniamo la prossima settimana con in Café. Alla prossima, ciao. Una sola cosa. Ciao.